La Lazio dello Scudetto. 1974-2014 sono trascorsi 40 anni dalla leggendaria impresa della formazione biancazzurra. Ne parleremo in studio a Milano con Mauro Mazza, direttore di Rai Sport. Da giovane giornalista, faceva le radiocronache della sua amata Lazio. Con Stefano Mattei, inviato speciale di Rai Sport, già detto stampa della Lazio e profondo conoscitore delle vicende biancazzurre. Con il capitano della Lazio dello scudetto, Pino Wilson. Con Vincenzo D'Amico, il Giovane fantasista a 16 anni, già vestiva la maglia della Lazio e ne diventò una bandiera. In collegamento da Torino, Giuseppe Furino, capitano della Juventus, la squadra che vinse lo scudetto l'anno prima e l'anno dopo quello della Lazio. Grazie, Furino, di essere con noi. Che squadra era quella Lazio, Beppe? Ah, era una squadra che si rivelò molto organizzata. Mm che praticava un calcio piacevole da vedere e anche un po' spensierato. Forse questa fu la caratteristica eh, essenziale che gli permise di vincere quel campionato e probabilmente di perdere negli anni successivi perché ehm, si ritrovarono dei, dei eh, ottimi giocatori che messi assieme furono eh, portatori di un bel gioco e anche ben organizzato, grazie a un, uh, un talento degli allenatori nascenti che era um, Maestrelli. Tommaso Maestrelli, pisano di nascita, ottimo calciatore, negli anni 40 era in nazionale, poi decise di fare l'allenatore e alla fine degli anni 60 prodò alla Lazio. Mauro Mazza, lo si deve a Maestrelli questo miracolo? Ma ah, quella fu una miscela miracolosa. Eh, io avrei fatto, auro, le radio e telecronache negli anni successivi. Ero ancora troppo giovane e in quegli anni non c'erano ancora radio e tv private, che nacquero nella seconda metà degli anni 70. Io cominciai il ginnasio nel 68-69 con la Lazio in Serie B. Ero un giovanissimo tifoso della Lazio. E l'anno della mia maturità nel 1974, la Lazio vince lo Scudetto. Per dire come in quegli anni cambiò tutto. Cambiò a Roma, e qui ho testimoni autorevoli che possono confermarlo, l'idea la, della Lazio, che fino ad allora, per oltre 70 anni di storia, era stata la seconda squadra di Roma, perché era sempre eh, subalterna, era sempre un po' succube della, della squadra giallorossa. In quegli anni, grazie a questo manipolo. Di giocatori un po' pazzi e a quel miracolo firmato Lensini, presidente, maestro allenatore e i giocatori in campo. Eh, per i Laziali fu una specie di rinascita. Il tifoso alzò la testa, eh, trovò l'orgoglio della propria identità e, e quel miracolo. Di quel miracolo viviamo, viviamo ancora oggi come tifosi. Cioè, ancora oggi. Non c'è laziale presente all'epoca o arrivato successivamente che non ricordi come il, il punto di inizio di nuova storia quel triennio meraviglioso con i ragazzi del 74. Le prime immagini che vogliamo proporvi sono relative a un Foggia Lazio 5-2, una sconfitta bruciante della Lazio, ma perché ve le facciamo vedere? Perché allenatore del Foggia in quella stagione era proprio Tommaso Maestrelli. Nel Foggia giocava anche Rececconi. Compianto campione che proprio Maestrelli volle alla Lazio. Wilson. Verissimo, Rececconi credo sia stato uno dei primi acquisti voluti dal nostro allenatore che peraltro già avevamo conosciuto in questa nefasta giornata di Serie B con 5 gol sul groppone e credo che lui sia stato il primo tassello di quella squadra. Maestrelli aveva allenato la Lucchese, il Bari, la Regina, il Foggia e arrivò alla Lazio nella stagione 71-72 sostituendo Juan Carlos Lorenzo. Stefano Mattei. Beh, Lorenzo era un allenatore particolare, era uno stregone più che un allenatore. Era un allenatore che caricava molto la squadra, che viveva di mille scaramanzie. Non si poteva dare ritiro, andare allo stadio senza fermarsi al semaforo anche se era rosso, tante cose. Faceva allenare i giocatori un po' più lenti correndo dietro a delle galline. Ecco, questo era il calcio di quei tempi. Maestrelli aveva un altro spessore, era un altro allenatore, un altro carisma, un'altra umanità, era un'altra cosa. Anche se l'inizio della sua avventura alla Lazio fu abbastanza in salita, abbastanza difficoltoso, poi magari ne parleremo, ma rischiò addirittura di essere licenziato prima di un campionato. Se non ricordo male, D'amico, lei arrivò alla Lazio che era un ragazzino, 16 anni, ancora mm -hmm. compiuti. Sì, dovevo compiere eh, 16 anni. Il... il novembre, A novembre io prima. Sono ad agosto sì, ero un bimbo, tanto è vero che non potevi nemmeno giocare con, con la Primavera. Le prime due partite di campionato le feci con gli allievi, appunto perché non avevo l'età per giocare con la squadra Primavera. Un personaggio chiave, il personaggio come giocatore di quella Lazio fu Giorgio Chinaglia, detto Long John. La sua storia meriterebbe da sola una trasmissione. Siamo andati a recuperare nelle teche della Rai un servizio che Alfredo Pigna fece a casa Chinaglia l'anno in cui Chinaglia eh, venne eletto come miglior giocatore della Serie B. Quanti anni ha? 24. Dove è nato? A Carrara. Quando è tornato in Italia? Perché so che è stato via dall'Italia. Sono tornato in Italia 5 anni fa. Per lei grosse squadre hanno offerto fino a 800 milioni. Eppure gioca in Serie B. Dentro di sé si sente vittima di un'ingiustizia oppure no? Eh, vittima no. È un discorso un po', un po lungo da fare. Molto... Un uomo che ha valutato quasi un miliardo deve guadagnare molto non lo so ha una lussuosa automobile una bella casa e tutto quanto un uomo può desiderare quando sofferma il suo pensiero su queste cose ecco che sentimento prova? Eh, che sentimento? io eh, eravamo una eh, famiglia eravamo molto poveri perciò adesso abbiamo avuto un po' di fortuna Inaglia è un giocatore che fino ad oggi ha già espresso molto ma ha dei mezzi ancora notevoli che ancora non ha saputo sfruttare in certi momenti è come un bambinone un ragazzo semplice, modesto ci sono certi momenti che è un po' bizzoso, come un cavallo di pura razza. Lei è timido? Beh, insomma, un pochettino. Come ha conosciuto sua moglie? La mia moglie l'ha conosciuta in un bar a Napoli. Quindi non è molto timido allora, no. se ferma le ragazze per strada. Beh, non io, eh, ma ho spinto a fermarla. Quando arrivò in Italia, si sentiva più inglese o più italiano? Quando sono arrivato in Italia mi sentivo più inglese perché avevo vissuto sempre là. È vero che suo padre la picchiava quando lei durante le partite Italia-Inghilterra faceva il tifo per l'Inghilterra? Picchiava no, ma si arrabbiava moltissimo. Una volta è stato chiuso dove? Un'ora e mezza. In un gabinetto. Davvero stupendo questo ritratto di Giorgio Chinaglia. Il papà di Chinaglia era andato a lavorare nel Galles a fare il minatore. Il bambino crebbe con i nonni. Eh... Carrara, e poi andò anche lì nel Regno Unito per, per stare con, con i genitori cominciò a giocare a calcio là, provò anche con rugby poi tornò in Italia, giocò nella Massese, nell'Inter Napoli e poi approdò alla Lazio che personaggio era Chinaglia Pino Wilson? Beh l'ho conosciuto nel 66-67 appunto a Napoli, nell'Inter Napoli e lo vidi la prima volta nel mese di giugno e con eh, Impermeabile Pantaloni Rossi e Bombetta. E mi chiesi: forse abbiamo sbagliato personaggio. E invece devo dire che poi nel proseguio della sua carriera, che poi è stata poi la, la mia anche, si è rivelato poi quello che è stato, quello che ha cambiato, quello che ha reso possibile un'inversione di rotta nel tifo a Roma. Giorgio, carattere un po' bizzarro, ma dal cuore generosissimo. Credo che sia stato veramente il vero emblema di quella squadra. 1971-72, la Lazio torna in Serie A e proprio in quell'estate arrivano dei giocatori che risulteranno determinanti per... Pare sì che questa squadra diventasse tra le più forti in Italia. Campagna acquisti, arrivano Reccecconi, Pulici, Garlaschelli e Frustalupi e Maestrelli dopo il campionato di Serie B viene premiato con il seminatore d'oro. Vediamo questo servizio dell'epoca. Giorgio Chinaglia, Ma Maestrelli è per me è come un padre insomma. Io perfino ho fatto una canzoncina l'anno scorso. Intitolata. Tommaso, Tommaso, Tommaso Lei è uno dei pochi, forse il solo che abbia avuto per due volte il massimo riconoscimento appunto come miglior allenatore della sua categoria Ebbi la premiazione quando ero nella regina nel 64 eh, ottenemmo la promozione dalla serie C alla serie B e mi fu riconosciuto questa, per questo premio poi ho avuto il seminatore d'oro nel campionato col Foggia quando passamo dalla B alla A Qual è il giocatore che vorrebbe avere? Arriva. La mia strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa tu. Dovesse scegliere qual è stato il momento più bello della sua vita. Domenica scorsa, quando per la prima volta nella mia vita, eh, mi sono trovato in testa alla classifica. E' stupenda, ma dura poco, poco, poco. poco, poco. Mauro Mazza dava proprio l'idea di essere un papà, un pater familias, questo Tommaso Maestrelli, gli volevano tutti bene. Guarda, io ti parlo della mia esperienza allora di tifoso, quando spesso durante la settimana, dopo la scuola, anziché andare a studiare, si andava al campo. E spesso si andava al Flaminio, allo stadio Flaminio a vedere le partite del torneo di De Martino, sera mercoledì o l'avvenimento del giovedì, qualche volta anche lì per le navate. E mi ricordo quell'anno, lo ricordava Stefano Mattei prima, il primo anno di Maestrelli a Roma fu molto difficile per lui perché i tifosi volevano bene a Giancarlo Lorenzo, che aveva lasciato questa impronta di, di entusiasmo, di euforia. E le cose non andavano bene in quel torneo di Serie B. E Maestrelli un pomeriggio, mi ricordo a fine allenamento venne sotto la tribuna dove i tifosi contestavano, io ero piccolissimo, giovane, non ero tra i contestatori più accesi, e, e parlò con, con i tifosi per convincerli de della, del bisogno che aveva quella squadra, e lui di un po' di tempo, un po' di fiducia, un po' di, di, di speranza positiva. E lì poi cominciò questa cavalcata, quindi è questa grande umanità che trasmetteva sicuramente ai giocatori ma anche ai tifosi, che vedendo in, questa, in quella tranqu forza tranquilla, in questo personaggio si affidarono a lui e poi il tempo ha dato ragione a quella scommessa, a quel carisma che aveva molto particolare anche per l'epoca. Pigna, Chiesa Maestrelli: qual è il più bel giorno della sua vita? Domenica scorsa, quando andammo in testa al campionato. La Lazio neopromossa, campionato 72-73, continuò a vincere partite, a fare un campionato eccezionale. Si ritrovarono all'ultima giornata. I laziali, gli Juventini e i milanisti in testa alla classifica E qui vorrei coinvolgere Furino Perché a distanza di 40 anni bisogna Giuseppe che lei ci dica qualcosa Cosa successe in quella domenica Quando voi andaste a Roma e vinceste con un gol di Cucureddu eh, No, che basta vedere le immagini e qualcosa si capisce La Lazio andò a Napoli e perse E il Verona batté il Milan non, non, non ho capito <ride> cosa ha detto ho capito troppo basta bene basta da vedere l'immagine qualcosa si capisce io qualcosa si capisce una difesa che si aprì consentendo il gol di Cucured insomma eh, ma aveva fintato mm, ma eh, il, il, il fatto di aver vinto la partita a Roma fu un, una conseguenza del risultato che stava maturando in quel momento a Verona tra Verona e Milan. Quello uh, diede veramente una scossa alla, alla nostra. Alla nostro, al nostro gioco e ci permise di eh, credere nella, nella vittoria e credere nella, nella conquista del campionato. Però tutto questo sarebbe stato vano se non avesse poi raggiunto, se non avesse perso il Milan a Verona così come perdette La Lazio si autoescluse, ma eh, tutto fu determinato dal risultato del, del Milan. Quello veramente ci permise alla fine del primo tempo di credere veramente nella, nella vittoria La che ottenevamo. Oltretutto, quell'anno noi nelle ultime sei partite ottenemmo 12 punti, le vincemmo tutte. e Fu un, un, gran, un gran risultato. Io vorrei chiedere a Wilson che clima c'era quella domenica a Napoli, perché. Qualcosa di strano successe lì. Eh? <ride> anche, lì. Eh? anche lì. Un clima abbastanza teso, e dovuto probabilmente anche a delle vicissitudini della partita di andata, però rimane sempre il fattore campo. In campo ci scendono i giocatori e quindi diciamo che noi in quella partita non disputammo quelle che poi sono state le nostre prerogative in quell'annata e in quella successiva di essere sempre concentrati, di essere propositivi. Diciamo che l'errore lo abbiamo commesso soprattutto noi. Estate 72, come vi abbiamo detto, campagna acquisti decisiva. Estate 73, il Presidente non volle cedere i pezzi pregiati. Arrivarono delle offerte clamorose per Chinaglia, addirittura si, parlava, si parlò di un miliardo di lire che era una... Una cifra esagerata all'epoca, a Chinaglia lo volevano sia la Juventus che l'Inter. Il presidente della Lazio decise di tenersi il bomber e arrivarono Borgo in Selvini e Chimenti. Ma adesso andiamo a rivivere la gloriosa cavalcata della squadra di Tommaso Maestrelli. Il campionato cominciò il 7 ottobre e la Lazio cominciò col vincere con la Nerossi Vicenza. Vediamo il servizio. Sfolgorante inizio di campionato per la Razio che, pur non apparendo ancora al massimo del suo rendimento, si è autorevolmente imposta sul campo della Nerossi Vicenza e il suo netto successo è tanto più convincente, in quanto ottenuto di fronte a un avversario battutosi con grinta e generosità, dimostrando di non meritare una punizione così severa. Al fischio d'avvio parte veloce la Razio che, dopo otto minuti di gioco va in vantaggio. Echinaglia che si incune in area su lancio di Nanni e mette in rete. Reagisce il Lanerossi che tenta la via del pareggio con questi tiri di Vitali al decimo minuto e di Damiani all'undicesimo. La Lazio torna però a farsi pericolosa ed è Garlaschelli che al diciassettesimo impegna severamente Bardin. Si registrano poi due interventi del portiere Laziale su una violenta punizione di Sormani al ventunesimo e su gran tiro di Vitali al ventottesimo. Mentre sul fronte opposto, al trentesimo, Chinaglia sfiora la faccia superiore della traversa. Il tempo si chiude con un rigore reclamato dai Vicentini per questo atterramento di vitali da parte di Wilson. L'arbitro, il signor Michelotti, decreta invece una punizione contro il Vicenza per simulazione. All'inizio della ripresa, il Lanerossi si riversa in attacco alla ricerca del pareggio. Tenta la via della rete Damiani all'undicesimo su lancio di Sormani, ma è la Lazio che al diciottesimo raddoppia in contropiede con Re Cecconi pescato da un lancio di frustalupi. Le redini del gioco sono ora in mano alla Lazio e il portiere Vicentino Bardin deve prodursi al ventiquattresimo per neutralizzare un insidioso tiro di Petrelli. I Vicentini tuttavia non si arrendono e continuano a cercare il gol senza riuscirvi, con questa azione di Damiani al trentaquattresimo e con Vitali tre minuti più tardi. Giunge invece la terza rete della Lazio, propiziata da Chinaglia, sul cui tiro Bardin non trattiene, dando modo a Garlaschelli di segnare senza difficoltà. È il quarantunesimo e la gara si chiude praticamente qui. Avvio sfolgorante dunque della Lazio, vincono al primo turno anche Fiorentina, Roma e Juventus, il Napoli invece pareggiò a Cagliari. Le prossime immagini che vi faremo vedere sono relative a una partita simbolo per i nostri ospiti. Se io le dico Lazio, Sampdoria, Wilson, sì, mi ricorda qualcosa, eh, in effetti. Eh, perché è successa una cosa rara oh, per Ne ho lei. fatto talmente pochi che quello <ride> è rimasto sempre rimarrà nella mia mente. È il e mio primo gol in Serie A. Primo gol in Serie A e fu eh, il suo rientro d'amico dopo un lunghissimo, terribile infortunio che lei aveva avuto l'anno precedente. Sì, ero stato fermo tutto l'anno precedente e sono rientrato appunto in quella partita e portai bene perché io sono entrato e Pino fece il gol della vittoria. Andiamo a vedere, minuto 83, quindi la Sampdoria resistette molto bene. Per quasi tutta la partita, ma a sette minuti dalla fine, Pino Wilson andò in gol. Vediamo, eccolo col suo numero 4 Era completamente libero però Pino. Eh. Ma infatti facevo il libero io. <ride> Quindi lei, lei in area non era proprio considerato. Sembrava che stessi facendo il libero nella Sampdoria in quella circostanza. Dopo due giornate in testa alla classifica Fiorentina e Lazio. Andiamo a vedere adesso una partita che ricorderà benissimo anche Beppe Furino. Juventus Lazio. La battaglia corretta è subito vivace. E' Cocchinaglia che avanza e tira. Riprende Garlaschelli, Mazzof è pronto a parare. 32 Bettega, stretto fra tre avversari, tenta il tiro che Wilson ribatte. La palla torna a Cucureddu che c'entra l'incrocio dei pali. Al 45 segna la Lazio. Chinaglia serve Nanni e corre a smarcarsi sorprendendo Morini. Poi sul cross del mediano raccoglie di destro molto bene battendo Zoff. La Juve pareggia al quinto della ripresa, punizione di Causio, testa di Altafini e palla in rete. Sulla spinta di questo gol i bianconeri ritrovano estro e slancio. Capello, Causio, Furino e Cucureddu lavorano a tempo pieno ed è appunto su guizzo spettacolare di Causio che si crea un'occasione d'oro per Longobucco. La conclusione è sbagliata. Ma il gol è solo rimandato. Al diciassettesimo su lancio di Capello Altafini va sulla destra e centra. Stacco di Bettega vecchia maniera e la Juve passa in vantaggio. La Lazio non si arrende e si fa minacciosa. Chinaglia si smarca a destra e centra a lungo. Zoff si fa precedere da frustalupi lasciando la porta sguernita, ma l'attacco di Receconi e compagni si spegne sul serrato pacchetto difensivo juventino. 41esimo, il terzo gol bianconero vede ancora Altafini protagonista. Dal suo piede parte il passaggio per Cucureddu che è in corsa a scaraventa in rete. Furino, Beh, sì. quella domenica credo che voi non, ha, non avreste pensato a una Lazio così dura, no? 3 a 1, un risultato piuttosto netto. No, io in quel momento la Lazio rappresentava già una realtà, non una, una, una squadra da scoprire. Quindi noi la eh, affrontammo col, quella gara con. Eh, molta determinazione, ma con estrema concentrazione. Come d'altronde, però, devo dire eh, era, era nel, nel nostro stile, nel nostro eh, modo di, fa di, di comportarsi, quello di vivere partita dopo partita le, le situazioni. La Lazio in quel momento lì era una realtà del campionato italiano e, e, e bene facemmo ad, ad affrontarla con determinazione. Era. La temevamo molto, d'altronde aveva dei giocatori veramente interessanti, oltre ai presenti in studio, ma Chinaglia, Frustalupi, Rececconi, Garlaschelli, erano tutti dei giocatori sui quali c'era un'attenzione molto forte per il controllo del gioco. 4 novembre Lazio-Fiorentina, la Fiorentina era allenata da Gigi Radice. Ventitresimo del primo tempo. Superchi riesce a neutralizzare un rigore di Chinaglia e sulla ribattuta il centravanti spedisce il pallone oltre la traversa. Questa è la grande occasione che avrebbe consentito alla Lazio di vincere una partita che se è stata caratterizzata da numerosi errori commessi da entrambe le squadre è risultata anche ricca di azioni ben manovrate e di conclusioni a rete. È stato insomma, nonostante lo 0-0, un incontro vivace tra due formazioni decise ad assicurarsi l'intera posta. Su tutti sono riusciti ad imporsi i superchi che vediamo impegnato da una conclusione di chinaglie. E Pulici che ha dovuto fare molta attenzione sui tiri da lunga distanza, come questo di Speggiorin su punizione che è un po' una caratteristica del giovane avanti viola. Qui è Antonioni a impegnare di testa Pulici che si lascia sfuggire il pallone per poi recuperarlo in extremis. Al ventiduesimo l'episodio che ha determinato il rigore. Spunto di Nanni che supera Antonioni ma viene ostacolato fallosamente da Merlo in area. Gonella non ha esitazioni e concede la massima punizione tra le consuete proteste. Chinaglia si incarica del tiro, breve rincorsa e pronta replica di Superchi su un pallone poco angolato. Chinaglia ci riprova con un'acrobatica rovesciata ma fallisce il bersaglio. 0-0 dunque tra Lazio e Fiorentina. Dopo quattro giornate solo al comando c'è il Napoli con sei punti. Arriviamo alla serata indimenticabile, tristemente indimenticabile per la Lazio, partita di, di ritorno con l'Ipswich Town. Mauro Mazza, i tifosi ritengono che, che in quella partita si vide una delle Lazio migliori allora, di ogni epoca. Storicamente, nel primo tempo. Di Lazio Ipswich che culmina con un rigore, lo vedremo auro, credo adesso. Possono partire le immagini. È, incredibilmente non assegnato alla Lazio, una parata di un difensore, non il portiere, sulla linea di porta, fu la più bella Lazio che io ricordo nella mia, mia storia di tifoso, la più bella Lazio è quella dei primi. Perché questi pazzi credevano di poter ribaltare il risultato e ce l'avrebbero fatta senza quel clamoroso errore arbitrario. Ecco, questo è il rigore dato all'Ipswich, sì. un rigore molto dubbio, peraltro. E poi iniziarono tafferugli Poi accade di tutto, poi eh? accadde di tutto. A questo lo raccontano i protagonisti però. Sì, se Soprattutto Luzione, rientrando negli spogliatoi credo che abbia qualcosa da dire. Non ricordo. <ride> Ci fu, Ci fu, a, credo che sia stata la più bella partita, anzi il più bel primo tempo sì, giocato primo tempo, sì. da quella Lazio. Sul 2 0 dopo 25 minuti. Ci sembrava possibile ribaltare quel 4-0 in Inghilterra e ci hanno stati tutti i presupposti con un rigore eh, che ora vedremo non concesso dall'arbitro, che peraltro non mi sembrava in buone condizioni fisiche. E devo dire che da lì è nato un po'... eccolo, eccolo, eccolo qui. Però è andato ecco, col braccio sì, col a prendere braccio, sì, quella, sì, sì, quella, sì, sì, quella palla si è lo ha e l'arbitro Van der Kroft, un olandese, non diede a rigore sì, sì, come, ma come, come ha detto Pino, non era in, in non buone era, condizioni, ma fisiche, in buone condizioni fisiche qualcuno diceva che aveva bevuto ma io ho visto in Tanto buone condizioni, condizioni 40 anni. fisiche dovute non so a cosa ma sicuramente non era in buone era condizioni era un po' al ticcio io <ride> sì, poi ci fu una rissa negli spogliatoi, Wilson no non mi sembra. Come no? <ride> Assolutamente. Non mi sembra, no. Legale, è se in legale. prescrizione, potete anche dirci qualcosa. <ride> no. Eh, no. Lì ci fu ovviamente eh, il parapiglia perché durante la partita di andata eh, c'è un Widmark che segnò Siglo 4 Reti che ci aveva preso un po' in giro. E quindi da lì il risultato negativo, il come è avvenuto questo risultato negativo, la reazione è stata un po'... Li chiamo, la chiamo, tra virgolette, furibonda. Cioè, vi posso raccontare due cose veloci veloci? Allora, ad un certo punto l'intero stadio cominciò a tirare di tutto contro l'albero, contro, contro il guardarine sotto la Tevere. E arrivavano delle arance in campo, che, che anche a me è successo, di prendere una e di tirarla al, 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 al guardarine, prendendola anche qualche volta. Quindi. Ma no, la cosa è bella è che all'82esimo, se non sbaglio, Maestrelli mi cambiò e fece entrare un mio compagno, un nostro compagno che era Sergio Petrelli, che, che è entrato in campo e ha sistemato alcune pratiche, <ride> <ride> diciamo, diciamo così, facendo mettere dei punti sul basso ventre ad un giocatore dell'Ipswich. insomma, e fu una... Una per, serata movimentata. Per la cronaca finì 4 a 2 per la Lazio, ma non bastò perché all'andata avevate perso 4 a 0. Mario Facco proprio su questa partita. Il ritorno tra Lazio ed Ipswich. Ipswich e Lazio 4 a 0, 4 gol di Weimar. Che lei marcava. Fu una serata da incubo. Beh, sì, mi fai ricordare una delle pagine nere della mia, della mia <ride> carriera. Eh, quattro gol in quel momento era difficile farcelo perché eh, eravamo la difesa, una delle difese più forti, forti d'Italia. Il ritorno, la vigilia come fu vissuta? Come un'impresa che si poteva realizzare, rimontare quattro gol? Io prima della partita andai da Maestrelli e gli dissi mister. Io questa partita, io so cosa, cosa ho combinato uh, in Inghilterra, però questa partita io la voglio fare. Lui mi dice no Mario non ci sono problemi, la, la, il posto è tuo, noi pensavamo sempre a un'impresa e partimmo veramente molto bene nei primi 20 minuti, 25 minuti, eravamo già 2-0 e poi un rigore non dato in un modo incredibile, in, uh, un loro difensore si sottoì al portiere. Non solo non ci diede rigore ma dopo un po' diede un rigore a loro, un arbitro che... Effettivamente non mi sembrava molto, molto lucido, qualcuno diceva che era ubriaco. Negli spogliatoi successe di tutto. Beh certo, non, eh, gli abbiamo fatto pagare un prezzo, insomma, anche lo, noi ce lo ricordiamo in una maniera e credo che qualche giocatore che giocava in quel periodo se lo ricorderà questa, la trasferta di Roma. Stefano Matteo, abbiamo fatto rivedere queste immagini, complimenti anche per le immagini a colori della partita d'andata, dell sì. molto rare. Eh, costò l'Europa l'anno dopo eh la sì. serata di Roma con l'Ipswich perché Beh, incidenti... la commissione UEFA squalificò proprio eh sì, la Lazio. Gli incidenti furono clamorosi, <coughs> almeno cal calcolando quello che accadeva all'epoca. E quindi la Lazio pagò in modo piuttosto salato. Non poteva fare la Coppa dei Campioni. E infatti eh, purtroppo la Coppa dei Campioni che per la prima volta vedeva, poteva vedere in assi di partenza la Lazio, purtroppo la Lazio non poteva parteciparvi proprio perché questi incidenti costarono la partecipazione in Europa, in Coppa dei Campioni, a quei tempi Coppa dei Campioni, io... attuale Champions League, la partecipazione. E <ride> che io sono giovane, quindi... Cioè, ero giovane e, e non ricordo bene de, dei vaghi ricordi della, di quel periodo ma domando ai miei eh, amici qui presenti e soprattutto a Pino che era eh, più grande di noi ma non si poteva proprio fare niente per evitare la squalifica di un anno so, non tipo credo. dieci mesi non bastavano? il problema è che a distanza di tantissimi anni ci fu un episodio molto grave con il Real Madrid addirittura furono divelte le porte nel campo e loro ebbero come sanzione di giocare una partita in casa e in campo neutro e quella fu il top delle sanzioni e quindi noi ci siamo meravigliati A come l'unica un sanzione Il rammarico sì. sai qual è? Che il presidente della FIFA e della UEFA era un italiano Il problema è che in quel periodo probabilmente non si pensava che la Lazio di quel periodo di lì a qualche mese sarebbero andati a vincere lo Scudetto. E quindi la Coppa dei Campioni non ebbe alcuna rappresentante italiana. Esatto, era una soltanto. partecipava soltanto la vincitrice dello Scudetto, quindi quell'anno l'Italia fu senza. Non è che venne ripescata la seconda, proprio senza, senza i rappresentanti italiani. Sì. Restate con noi, gentili telespettatori, avremo modo di vedere ancora le partite di quella Lazio dello Scudetto, subito dopo la pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta, cari telespettatori, la Lazio dello scudetto. Sono trascorsi 40 anni da quel sogno. Biancazzurro, Tommaso Maestrelli alla guida della squadra che sarebbe diventata campione d'Italia. Con il nostro racconto eravamo rimasti alla partita con l'Ipswich, l'Ipswich Town, che costò un anno di squalifica alla Lazio, non poté prendere parte la Lazio alla Coppa dei Campioni l'anno successivo. In campionato invece eravamo rimasti a novembre. Al 18 novembre ci fu Cesena Lazio. Vediamo. Al ventottesimo del primo tempo Frustalupi ha lanciato Chinaglia in piena area invitandola al gol. Chinaglia si è smarcato bene, ma il portiere Mantovani non gli ha lasciato il tempo di concludere. In apertura del secondo tempo, il Cesena ha la grande occasione col centravanti Bertarelli. Palo esterno e palla sul fondo. Le difese non cedono e gli attaccanti finiscono per arrendersi. Su questa palla filtrante di Frustalupi scatta come una molla Mantovani. Come in questo dialogo fra Chinaglia, Frustalupi e Garlaschelli. È il suggello di uno 0-0 quasi inevitabile. Finisce 0-0 a beneficio di Giuseppe Furino. Rammentiamo che a 7 punti dopo 5 turni c'erano tre squadre, Inter, Juventus e Napoli. La Lazio era a 6 con Milan, Fiorentina e Torino. La settimana successiva la Lazio ospitò l'Inter. Abbiamo le immagini, finì 1-1 per la Lazio, segnò tanto per cambiare Chinaglia sarebbe diventato capocannoniere. Long John e per l'Inter segnò Bedin, un gol che non venne ripreso dall'operatore. Non si trova il gol di Bedin nelle teche della Rai, ma fidatevi di quello che vi diciamo al termine di quella giornata. Napoli solo al comando con 9 punti, poi Fiorentina, Inter e Juventus 8, Lazio e Milan 7. Quindi all'inizio andavano meglio altre squadre. Wilson, ah, non ci sono dubbi, però la squadra c'era, avvertivamo, avvertivamo quel, quell'interesse eh, di tutti noi a ripetere la stagione precedente, per cui eh, non dico che eravamo certi di lottare per lo scudetto, ma sicuramente di fare un'ottima figura. È ovvio che la, par la parola scudetto per noi eh, non è esistita fino credo, alla partita con la Juventus del Ritorno e quindi per noi ogni partita era una partita da vincere. Come suol dirsi di domenica in domenica. Stefano Mattei, sei andato a intervistare il direttore di Rai 1, Giancarlo Leone. All'epoca della Lazio dello Scudetto era un ragazzo, era un ragazzo però anni. di un certo peso, no, in quanto era il figlio del presidente della Repubblica. E tra l'altro, è tifoso dell'Inter, cioè quindi proprio. Però nacque con Maestrelli una cosa particolare, un incontro particolare e da lì appunto c'è nel servizio lui parte proprio da questo incontro casuale. Vediamo. Che cosa ricorda Giancarlo Leone di quella Lazio, 1973-74? Uh, Colombi Maestrelli, uh, in un ristorante, Mimmo Cavicchia che era il... Uh... Il proprietario diceva, ah, ma sai che questo ragazzo gioca bene a pallone, eccetera, se gioca bene a pallone. Ma vuoi venire una volta a giocare con noi? Dici, ma troppo onore, ma no, Comunque accetta l'invito. E, e cominciamo e la cosa curiosa fu che il primo allenamento che feci con loro feci due gol. Ma due gol veri, non due gol che mi hanno fatto fare, perché poi insomma per chi gioca un po' a calcio si sa fino a che punto una cosa è forzata o meno. Che cosa ricorda di quegli allenamenti, di quelle giornate? Qualche aneddoto? Ma la cosa che ricordo forse di più probabilmente è Wilson. Il modo con cui Wilson marcava. Quando io ero fermo e Wilson mi stava dietro, sentivo dietro i tacchi, tic-tac-tic-tac, tic, tic, tic. mi dava dei calcetti sul, 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 tra il tacco e il tallone. E io dico: Scusa, dico perché? Si fa così? Bisogna far sentire la pressione. Tommaso Maestrelli. Eh, di Maestrelli io mi ricordo una dolcezza infinita. Io ho oh, il ricordo di un uomo dolce. Ma aveva profondamente una dolcezza interiore che era a volte era, era straordinaria. Suo padre in quel periodo era il Presidente della Repubblica. Cosa diceva al figlio che si allenava con una squadra di calcio di serea? Ma in verità mio padre è stato sempre molto libero e aperto verso i figli e devo dire non si è minimamente opposto, e quindi neanche il fatto che io andassi a, ad allenare la Lazio. Salvo una volta, mi ricordo che restò un po' interdetto, ma la cosa finì lì, quando eh, trovò suo figlio, cioè il sottoscritto, a rischio tutto. Perché la, la notizia e la fotografia erano girate in quei giorni sul fatto che il figlio del presidente si allenava con la Lazio e Mike Buongiorno, mise una domanda da 10.000 lire, mi ricordo. Di chi è figlio questo giovane che si sta attenuando con la Lazio? E la, e la risposta era il figlio del Presidente della Repubblica. E finì su rischi tutto. Questo non gli fece un gran piacere, ma finì là. E poi il 9 gennaio del 1975 ci fu l'incontro con tutta la Lazio, ed è anche lei presente. Certo. Eh beh, quello però è un incontro non, non favorito da me. Quello era un incontro Col che comunque suo padre. ci doveva stare. No, ma lì non mise una buona parola con mio padre. Era giusto che il Presidente della Repubblica incontrasse la squadra che aveva vinto il campionato. E questo dunque è il ricordo di Giancarlo Leone ma com'era il modo di marcare di no, Wilson? Io credo tic tac, che tic tac, com'è sta storia? Devo fare delle precisazioni su quanto adesso <ride> anche, anche sui due gol <ride> sì. Mi sorprende un po' Sì, diciamo. sì, è vero eh, Lui probabilmente da ragazzo da diciottenne è venuto a allenarsi con noi e ovviamente nel prendere il pallone cercava il dribbling di troppo il tentativo di qualche tunnel di troppo e ovviamente non c'è cosa peggiore di provare a farlo e quindi quello che dice lui va precisato in un altro modo. Giornata numero 7 di campionato. La Lazio va a giocare a Cagliari. Vediamo come andò. La partita viveva anche sulla sfida a distanza tra i due cannonieri Riva e Chinaglia. Ha vinto il Laziale che ha segnato un gol ma che ha anche fatto più gioco del suo amico rivale in ciò facilitato dal fatto che la Lazia ha giocato meglio del Cagliari. Attacca inizialmente il Cagliari ma Chinaglia si presenta subito con questo biglietto da visita e il preludio al gol che giungerà al ventunesimo. È un capolavoro del centro avanti bianco-azzurro che strappa l'applauso anche agli infreddoliti tifosi cagliaritani. Chinaglia assalta Tomasini e Nicolai e batte Albertosi in uscita di esterno destro. È un gol così bello che vogliamo riproporvelo anche dall'alto. Ecco lo slalom del centrovanti laziale tra Tomasini e Nicolai ed il beffardo tocco di esterno destro che batta Albertosi Il Cagliari reagisce, ma la rete al passivo condiziona la manovra rosso-blu Riva chiede il rigore per questo fallo da parte di Petrelli, ma l'arbitro Giunti non è dello stesso avviso ed anzi ammonisce il giocatore per protesta. Nenè tenta la via della rete su punizione, ma Pulici respinge e Wilson libera definitivamente. Nella ripresa, i padroni di casa cercano disperatamente il pareggio. Al dodicesimo, passaggio smarcante di Gori per Butti, che manda la palla sul montante alla sinistra di Pulici. Al trentaduesimo, ultima occasione per il Cagliari. Cross di Nene, Gori gira di testa, ma Pulici compie il suo capolavoro doviando in angolo. Al termine, Chinaglia esce dal Sant'Elia abbracciato a Maestrelli, una immagine che simboleggia il momento di felicità della squadra romana. In testa alla classifica sempre il Napoli che batté quella domenica 1-0 la Roma, la Lazio, la Lazio a 9 punti, a due punti di distanza appunto dal eh, Napoli. Wilson, andaste a vincere a casa del giocatore che Maestrelli avrebbe voluto in squadra, ovvero Gigi Riva? Decisamente sì, poi la favola del Cagliari, eh, vincitore dello scudetto, era ancora... Fresca, viva. Sì. E quindi sicuramente era una squadra con dei grandi giocatori, tra i quali ovviamente figurava secondo me il numero uno dei bomber di quel periodo, credo che sia stato l'attaccante più forte almeno per quello che riguarda la mia conoscenza. E devo dire che da lì è anche partita un'altra, eh, diciamo, eh, non dico certezza, ma soprattutto certezza nei nostri mezzi. Poi si poteva perdere o vincere, ma era una squadra già determinata e già decisamente concentrata nell'impegno. 9 dicembre 1973, sulla panchina della Roma arriva Nils Liedholm, le cose non vanno bene alla Roma, sostituisce Scopigno, è il giorno del derby, Lazio-Roma. La Lazio è partita molto bene con Nanni, autore del tiro, intenzionato a bissare il successo personale dello scorso anno. Al 33 la Roma si porta in vantaggio. Cross di Rocca respinto da Wilson, raccoglie Morini che serve Negrisolo. Il terzino si produce in un ottimo spunto, supera di slancio tre avversari e batte Pulici con un raso terra angolatissimo. La Lazio reagisce prontamente, da Rececone a Chinaglia che va via sulla sinistra, si libera di un avversario ma il suo tiro viene ribattuto da Battistone. Nell'intervallo la Lazio sostituisce D'Amico con Franzoni ed è l'esordiente attaccante a mettere a segno il pareggio dopo appena un minuto raccogliendo in tuffo un cross di Garlaschelli. Ora è la squadra di Maestrelli ad attaccare con maggiore decisione. Conti ferma in due tempi una punizione di Chinaglia. Qui è Cappellini su invito di Battistoni a non sfruttare una favorevole occasione. E al 24 la Lazio ottiene il gol della vittoria con Chinaglia che salta su un cross di Receconi e poi con una mezza girata spedisce in rete. Il finale vede la Roma protesa in avanti alla ricerca del Pareggio. Prati si destreggia abilmente e in rovesciata spedisce di poco fuori. Poi, su preciso suggerimento di Cordova, Domenghini, lasciato inspiegabilmente solo, colpisce il palo e sulla respinta tira sul fondo. L'ultima occasione è per Franzoni, lanciato da Chinaglia. Il tiro centrale è fermato da Conti. Esce D'Amico, entra Franzoni e Franzoni segna. L'unico gol del, del campionato. Doveva guardare Negri solo lui. Determinante eh. anche in quella partita sono stato. Ma Negri solo io... marcarlo te, eh? Sì, solo perché. <ride> secondo no no, sei un po' distratto perché dopo di me i Negrisolo dribbla un altro giocatore e anche Pino Wilson, quindi è la colpa mia? Eh, però il terzino destro ha eh. la sinistra Con il nostro racconto vi facciamo vedere le partite adesso del 16 dicembre 73 e del 23 dicembre rispettivamente contro il Napoli e contro il Verona Possono partire le immagini Lazio-Napoli 1-0 Tiro di Chinaglia Il ginocchio. Parato eh? Re Cecconi, tiro da fuori E traversa Una gran parata di Pulici Il pallone era diretto all'incrocio dei pali Chinaglia tira, ma era una punizione di seconda e quindi non viene convalidato il gol. Ma al 76esimo, l'arbitro di spalle mi sembra Michelotti. Michelotti. Sì, sì. Era Michelotti. E al 76esimo, Chinaglia segna. La Juve, quella domenica, pareggiò col Cesena: tre squadre a 13 punti. Juve, Lazio e Napoli. Passiamo adesso a Verona Lazio 0-1 Colpo di testa di Garlaschelli e gol proprio di Garlaschelli al 36esimo. Il Verona cerca di replicare, è un vero assalto alla porta della Lazio ma Zigone. i veronesi non passano Zigoni l'attaccante era Zigoni esattamente quella domenica perse la Juve a Cagliari e il Napoli perse addirittura in casa col Milan il Milan non stava attraversando un periodo eh, felice c'erano dei contrasti tra la dirigenza e Nereo Rocco tant'è che ci furono ben tre cambi di panchina quell'anno eh, al Milan e in panchina andò anche Cesare Maldini quell'anno. Due giorni prima di Natale, del 1973, la Lazio, grazie alle sconfitte delle dirette antagoniste, è in testa al campionato. Ed è la prima volta. È la prima volta in 73 anni di storia. Che il Natale vedeva la Lazio in testa alla classifica, che non aveva più mollato fino al 12 maggio, fino alla fine del campionato. e fu una cavalcata, da allora cominciò la cavalcata in cui tutti, senza dirlo per scaramanzia, quella parola non si poteva pronunciare, però tutti cominciammo a capire in tutta la Roma bianco-celeste che poteva essere l'anno buono. Ma la stampa romana com'era nei stampa confronti della Roma? È lassa? sempre accusata dalla parte laziale di avere un occhio di riguardo nei confronti dell'altra parte della, Roma. della tifoseria, sì. Però ovviamente non poteva non testimoniare quello che stava accadendo, che a Roma la Lazio era diventata la prima squadra della capitale, al di là della, della, della storia, diciamo così, ma nella realtà di quegli anni, di quei bellissimi anni, la Lazio era la prima squadra della capitale. Quindi i giornali, Corriere dello Sport, sugli altri, ovviamente raccontava e testimoniava questa realtà nuova. Non si nuova. poteva negare l'evidenza. Questa realtà nuova, sì. 30 dicembre 73, si chiude l'anno solare e la Lazio ospita il Milan. Ultimo minuto di gioco, punizione per la Lazio. Frustalupi attende il piazzamento dei compagni, poi lancia in profondità Recce Coni che raccoglie in corsa e batte Vecchi. È il gol che permette alla Lazio di iniziare il 1974 con due punti di vantaggio su Juventus e Napoli: tre sull'Inter, quattro sulla Fiorentina e 5 sullo stesso Milan. Un Milan che ha disputato all'Olimpico una grossa partita contro una Lazio migliore nell'organizzazione del gioco ma spesso in difficoltà sui contropiede condotti dai rossoneri. Pochi gol ma buoni, quest'anno ne ho fatti due, insomma ho battuto il record di, di anni precedenti, insomma che era soltanto di un gol. Mi auguro che non sia il solo e di continuare così, però secondo me non è importanza chi fa il gol, che l'abbia fatto io. Che... Se l'avesse fatto un altro, per me era la stessa cosa. L'importante era ottenere la vittoria e ci siamo riusciti. E questo cioè, è il motivo d'orgoglio di tutti i giocatori indistintamente. Continua la magia del presidente Lenzini. Aveva detto che a fine campionato, a fine anno la Lazio sarebbe stata prima in classifica, ha detto che avrebbe battuto il Milan per 1-0, tutto si è verificato. Adesso qual è la prossima profezia? Non mi pronuncio perché io non sono né un mago, né un indovino in ogni maniera so che a Genoa pareggeremo. Allora Il... non facciamo profezie, diciamo qual è la speranza, qual è l'auspicio del presidente della Lazio? Che alla fine del giorno andata dobbiamo disegnare la seconda di quattro punti. E alla fine del campionato? Prima in classifica, scudetto. Eccezionale questo Lenzini, eh? Beh, Stefano. Grande umanità anche da parte di una persona che secondo me non è stata ricordata per quanto ha dato di personale, di suo, dal mondo del calcio. Secondo me, eh, nel mondo del calcio c'è chi dà, c'è chi prende. Ecco, secondo me Lenzini ha molto più dato e poco ricevuto. Erano anche altri tempi. Erano Eppure anche altri tempi. I presidenti, sì. non dico che ci rimettevano sempre, ma quasi. Al contrario di oggi, dove invece i presidenti, qualche presidente ci fa anche i soldi. Lenzini era nel ramo dell'edilizia dell no? sì. poi però ebbe un finale di, di esistenza non particolarmente felice cioè... uno dei più grossi galantuomini che abbia conosciuto è il mio presidente e tale rimarrà è stato un personaggio che quando aveva ha sempre dato e nel momento stesso in cui si è trovato in difficoltà ha sempre onorato quello che lui ha promesso con Aveva promesso con una stretta di mano. Qui mi può essere d'aiuto anche Vincenzo. Io credo che tutti i giocatori che sono andati via dalla Lazio hanno rimpianto Roma, ovviamente, come città, ma soprattutto il presidente Lenzini. Chi era Umberto Lenzini? Beh, Umberto Lenzini, eh, il nostro presidente di adesso, Claudio Lotito, dovrebbe rivedere un po' eh, i, i Lenzini di quell'epoca e capire che cosa. Che cosa poteva essere, cosa è, è, è essere è presidenti di una società come, come la Lazio? Che cos'era la Lazio 1973-74? All'epoca non si poteva dire, adesso posso dire una squadra di campioni. Un altro giocatore che rimane indimenticabile fra i tifosi anche perché ebbe una fine assurda, tragica in età giovane è Luciano Rececconi. Ci parla di lui Luigi Martini, è andato a intervistarlo Fabio Pietro Iusti. Noi eravamo amici, stavamo sempre insieme anche dopo gli allenamenti. Luciano era un uomo altruista, molto generoso, lo era nella vita e lo era in campo. In campo era sempre pronto ad aiutare tutti, soprattutto me che spesso facevo delle incursioni in avanti ed essendoci allora la marcatura uomo, il mio uomo restava libero e Luciano andava in copertura. L'amicizia che vi legava era così forte che avete condiviso perfino un corso di paracadutismo. Sì, lì fu un'idea principalmente che nacque da me perché ero sempre devo dire, affascinato dalla... Dal, dai paracadutisti e dal, dal lancio col paracadute e lui non mi lasciò da solo, mi disse ma dove vai? Vengo anch'io, non ti lascio da solo. E ecco, questo era Luciano. Per raccontarlo a chi non lo ha conosciuto, che tipo di calciatore è stato Riccacconi? Qualcuno lo ha definito un centrocampista moderno, universale all'olandese. Il suo gioco era a tutto campo, per cui Luciano prendeva anche la palla spesso da pulici, impostava il gioco e si trovava a fare l'ultimo passaggio. Era una cosa per allora inusuale dove c'erano sempre una marcatura stretta sull'uomo e si giocava andando avanti con tanti passaggi invece il noi... gioco di oggi potrebbe trovare posto benissimo è il gioco di oggi di fatto vorrei un parere dell'avversario furino reccecconi che giocatore era secondo lei ah, era un giocatore a tutto campo fatto Costruito con di, eh, fatto di sostanza, un uomo di mm, buone qualità tecniche, una bella corsa, bel contrasto. Era un avversario eh, forte da, 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 da contrastare. E, de, Oltretutto aveva anche un senso particolare, un spiccato di, di inserirsi e di fare dei gol. Con Frustalupi e Nanni formavano un bel centrocampo. Lui era un po' l'uomo più eh, portato a... Non dico alla fatica, ma a quello, purtroppo allora c'erano dei ruoli ben definiti, c'era un po' il regista, poi quello un po' a tutto campo, ehm, il trequartista. Ecco, Recerconi era quello che copriva più campo di tutti ed era un, uh, un avversario che io ritenevo veramente tosto, duro e, e mi piaceva giocare contro di lui. Felice Pulici, il portierone. Bisogna anche spiegare che all'interno di quella Lazio non è che fossero rose e fiori i rapporti tra i giocatori. Questa divisione dello spogliatoio ce la racconta proprio Felice Pulici. Era lo spogliatoio e praticamente era molto, molto capace dove c'erano con me Oddi, Chiraglia, Petrelli. Morigi, il mio secondo, e altri, insomma. Ecco. E dall'altra parte? Dall'altra parte c'erano parti avversa, no? come si dice. Però un giorno Martini <ride> venne qui e cosa è successo? Martini purtroppo aveva un grossissimo problema, no? essendo un po' privo di capelli, aveva quattro, quattro capelli che doveva aggiustare col phon. Il phon nel loro spogliatoio si era rotto. E non si era accorto nemmeno che io ero ancora in campo a fare, a fare il supplemento con Maestrelli. No? Entrando io non è che l'ho guardato, non, mi sono, non ho neanche guardato, ma ho capito che non era uno che faceva parte del, de, 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 dello spogliatoio. Quindi sono andato dritto, ho eh, fatto qualche metro e poi mh, ci ho ripensato e, e sono tornato indietro e ho staccato la spina. Tac. A un certo punto me lo sono trovato no? con una, diciamo, un fondo di bottiglia rotto no? sotto il collo e allora a quel punto ho detto ah, fermati un attimo. <ride> Questo è il tratto praticamente che ehm, ci consentiva di andare sul campo per, per iniziare l'allenamento, tutti molto puntuali tranne uno. No? Uno. Chi? E chi? Uno che… Chinaglia. <ride> C'era il numero 9 che doveva fare tutti i suoi comodi, no, capito. <ride> e poi si presentava sul campo, capito. E maestrelli. Maestrelli, vabbè, Maestrelli gli giustificava tutto. Tordi Quinto, cosa rappresenta per lei questo nome, Wilson? Non è un luogo comune, è la nostra casa, tant'è che eh, c'è una statua che l'arma dei carabinieri ha voluto mantenere eh, lì nel posto, ormai c'è il comando generale dei carabinieri ma sono stati veramente molto carini nei nostri confronti e hanno mantenuto la statua di Maestrelli in quel campo. Eh, campo per noi di tanti anni, soprattutto di quelli belli, quindi ogni qualvolta io passo tutte le mattine, eh, perché ovviamente eh, abito in quella zona e devo dire che ogni volta mi fermo, mi giro e vedo sempre se c'è quella statua, come se qualcuno me la volesse portare via. Quindi, Grande, grande, grande soddisfazione per noi. Torniamo al racconto della Lazio, dello scudetto. Ormai si è entrati, si era entrati nel 1974, giorno della befana, 6 gennaio, Genoa-Lazio. Questo, se ne ha avuta conferma a Genova, è il momento della Lazio, oggi alla sua sesta vittoria consecutiva. 17 minuti di gioco a centrocampo, poi al diciottesimo la rete. Cross di Chinaglia, batte Nanni e sulla risposta di Spalazzi, Garlaschelli segna. Nel secondo tempo spinge ancora il Genoa. Ecco una conclusione di corso. Poi, per questo fallo di Martini su Maselli, l'arbitro Motta concede un rigore al Genoa. Tira Corradi ed è gol nonostante il tocco di Pulici. È il settimo minuto. Al diciassettesimo Maggioni di testa potrebbe raddoppiare, ma in contropiede al venticinquesimo la Lazio fa suo risultato, ancora con Garlaschelli che dal limite dell'aria sorprende Spalazzo. Lazio 2, Genoa 1. Il 13 gennaio 1974 per la Lazio arriva una brutta sconfitta interna ad opera del Torino, Torino allenato da Gustavo Gagnoni. Ascoltiamo anche Maestrelli in questo servizio. Il portiere laziale Pulici, concluso il primo tempo senza essere stato troppo impegnato, è stato battuto al decimo della ripresa sulla prima vera offensiva a Granata e di Graziani il gol che deciderà l'incontro. Da questo momento, con una Lazio sbilanciata eccessivamente in avanti alla ricerca del pareggio, il Torino avrà numerose possibilità per rendere più vistoso il successo. La prima occasione si presenta a Rampanti su invito di Graziani, ma la mira è sbagliata. Poi è la volta di Graziani a presentarsi solo davanti a Pulici che, in uscita, riesce a sventare l'insidia in calcio d'angolo. Nel finale i Granata ritengono opportuno chiudersi in difesa del vantaggio e della Lazio ad avere le migliori occasioni per pareggiare. Un tiro di Nanni sorvola la traversa. Poi su cross di Frustalupi Chinaglia si produce in una girata non perfettamente riuscita, ma abbastanza valida per costringere Castellini in angolo. Infine su corta respinta di Fossati è ancora Chinaglia a impegnare a terra il portiere Granata. Ci siamo rimasti male perché dopo sei consecutive vittorie. Eh, ci aspettavamo un risultato ancora positivo, purtroppo questo non è capitato. Eh, pazienza. Prossimo servizio relativo a Foggia-Lazio. Il Foggia era stata la squadra allenata da Maestrelli prima che Maestrelli arrivasse alla Lazio. Lazio sola al comando con Chinaglia risolutore. Partita tutta a ritmo e agonismo che almeno sino alla metà della ripresa sembrava destinata ad un ragionevole e onesto pareggio. A 20 minuti dalla fine, però, il Foggia ha cominciato ad accusare la stanchezza e ad avvertire qualche segno di nervosismo. È stato allora che la Lazio si è ritrovata qualche spicciolo di energia in più. Una punizione al 39 minuto, sempre della ripresa, ha fatto il resto. Tocco di frustalupi e fulmineo raso terra di Chinaglia che indovina l'angolino a destra di Trentini. Niente da fare per il portiere foggiano che si è mosso forse con qualche istante di ritardo. Nella ripresa Maestrelli ha fatto marcare più insistentemente Rognoni a cura di Inselvini, ottimo sostituto dell'assente Receconi, e l'attacco foggiano ha perso colpi. È cresciuta la Lazio, prima visaglia del gol in arrivo, una botta di testa di Chinaglia, bloccata a portiere battuto sulla linea di porta dall'onnipresente Pirazzini. I disperati sforzi del Foggia dopo la rete non potevano più dare frutti. Ultima partita del girone d'andata Lazio-Bologna, era il 27 gennaio 1974. Credo che al termine di questo servizio il nostro Vincenzo D'Amico sarà piuttosto soddisfatto perché c'è un signore che parla di lui. La Lazio ha conquistato il platonico titolo di campione d'inverno vincendo alla grande sul Bologna. Un 4-0 che ha avuto le sue premesse dopo soli 4 minuti di gioco con un gol di Garla Schelli scattato tempestivamente su Cross di Nanni. Al quarto d'ora comunque giunge il raddoppio. Lancio di Frustalupi, tacco di Chinaglia e conclusione vincente di D'Amico che realizza il suo primo gol in Serie A. Chinaglia e D'Amico cercano di ripetersi su punizione, ma questa volta il pallone termina sull'esterno della rete. Alla brillante prova dei laziali manca ancora la firma di Chinaglia, ma il centravanti, come in questa circostanza, sembra non avere fortuna quando alla mezz'ora, su invito di Martini, Cresci è costretto ad abbracciare Chinaglia per frenarne lo spunto. L'arbitro Mascali concede il rigore, che lo stesso giocatore trasforma con un tiro sulla destra di Buso. Quasi allo scadere, il quarto gol. Martini serve D'Amico che salta un avversario e rimette sul centro dove Chinaglia non ha difficoltà a segnare. Un gol che corona l'ottima prestazione della squadra bianco-azzurra e in maniera particolare quella di D'Amico e Chinaglia. Ma, eh, io direi di elogiare l'intera squadra, cominciando da D'Amico, che il ragazzino adesso è entrato, che non è più ragazzino, ormai è molto maturo. E io avevo, avevo detto che fra due anni arrivava al nazionale, se avanti così, forse anche prima, non si sa. Profetico chinaglia, l'intervista era di Sandro Petrucci, che ricordiamo con affetto. Purtroppo l ho, l ho deluso Giorgio. Perché, perché per me la nazionale è stato sempre un tabù, diciamo che con qualche allenatore della nazionale selezionatore non ho avuto buoni rapporti, quindi non, non ho avuto una carriera nazionale. Però ricordo quel giorno perché, perché sai, io giocavo per far fare i gol a Chinaglia e la mia soddisfazione era quella di, di fargli fare il più gol possibile. Quel giorno lo fece fare lui a me con una giocata da grandissimo giocatore. Quindi, soddisfazione doppia. Poi, però, anche l'assist per Chinaia per il quarto gol. Sì, ma quello che facevo io per lui era, era normale, <ride> era lui per me che era un po' più difficile. Andiamo con le immagini. Qui bisogna stare attenti perché ci furono due gol annullati. Ma noi vi abbiamo fatto vedere e vi faremo vedere anche quelli. Le immagini sono relative a Lazio, Lanerossi, Vicenza. L'andata era finita 3-0 per la Lazio in Veneto e lo stesso risultato si ebbe all'Olimpico. Al decimo segna Garlaschelli. Poi c'è un autorete di Berni. Questo è il gol annullato a Chinaglia per fuori gioco di Garlaschelli. Guardate qui, Chinaglia tira il rigore, viene parato prova a deviarlo in gol ma l'arbitro dice no va ripetuto perché c'erano dei giocatori in aria ritira Chinaglia a palo questo è un bellissimo gol però c'è una deviazione di Berni era quello il gol sì, esatto. deviato dal difensore del Vicenza questo è il terzo gol e poi c'è un gol annullato a Nanni vediamo Ecco, vedete, tiro, rete, ma c'era in fuorigioco lo stesso Garlaschelli. Quindi in pratica eh, due volte il rigore sbagliato, due gol annullati e vinceste lo stesso 3-0. Sì, ma era un momento particolare quello. In quel momento lì veramente potevamo giocare contro chiunque. E adesso andiamo a vedere le immagini di Sampdoria Lazio. Era il 10 febbraio del 74. Una Sandoria impegnata con tutte le forze a superare una precaria situazione di classifica ha battuto la Lazio e ha rilanciato l'interesse del campionato. La Lazio, priva di receconi, aveva impostato la gara sul pareggio, pur non rinunciando al contropiede, come in questa conclusione di Nanni al settimo minuto. Il gol al ventiseiesimo, punizione di Sabatini, testa di Maraschi, rete. Uno slancio, la Sandoria segna ancora con Rossinelli, il cui gol viene però annullato dall'arbitro che aveva fischiato un fallo dello stesso terzine, mentre la Lazio, prima del termine, ha solo questa occasione di inselvini. Poi, come abbiamo detto, la fine è il pensiero subito a domenica per Lazio Juventus, in quanto, come nota l'allenatore Maestrelli, il campionato è ancora tutto da giocare. Ci è capitata l'occasione di poter farlo questo gol, non l'abbiamo fatto. Abbiamo trovato una Sandoria veramente carica al 100%. Eh, Sono sicuro che anche domenica, anzi, soprattutto domenica, la Lazio si esprimerà in una maniera che forse non è durante il campionato. La Sampdoria che quell'anno era stata penalizzata di tre punti per eh, un cosiddetto tentativo di aggiustare una partita con l'Atalanta l'anno prima. Insomma, penalizzata di tre punti. Poi anche in quel campionato ci fu. Eh, una squadra, il Verona, che venne retrocessa per un illecito sportivo. Quindi, voglio dire, il calcio scommesse sarebbe arrivato anni dopo, ma già allora c'erano dei problemi. Eh. <ride> Beh, il calcio è così, è una storia che si rincorre, corsi e ricorsi storici. Anche se in, queste, in questa dichiarazione di Maestrelli c'è molto di quella Lazio, cioè di, di un allenatore che era il papà di un po' di tutta questa squadra. Che già sapeva come strigliare i propri ragazzi in vista di un appuntamento così importante, ovviamente di una partita quasi crocevia della stagione della Juventus. appunto. Furino si arriva il 17 febbraio, all'andata avete vinto voi, ma Ahimè. a Roma, Ahimè. Ahimè. A Roma. Er, er, il ritorno fu una sconfitta. Mi sembra di ricordare. Eh sì, ricordi bene besteni. <ride> Andiamo <ride> a vedere. <ride> Una Lazio che ha rispettato la previsione del suo allenatore Maestrelli, che aveva preannunciato una prova ad altissimo livello. E già al sesto i romani si trovano in vantaggio per un gol messo a segno da Garlaschelli dopo una serie di rimpalli in area juventina in seguito a un cross di Inselvini. Petrelli triangola con Nanni e fallisce di poco il bersaglio. Al ventottesimo il raddoppio messo a segno da Chinaglia su calcio di punizione giunge a premiare il miglior gioco della squadra di Maestrelli. La ripresa si apre con un'azione di Gentile, e con un errore di Petrelli che serve involontariamente l'avversario. Wilson lo trattiene fuori dell'area, proseguendo l'intervento falloso anche dentro. L'arbitro Panzino concede il rigore. Il tiro dello specialista Cucureddu è centrale e Pulici riesce a intercettarlo deviando in angolo. È il primo rigore che Cucureddu non trasforma in questo campionato. All'ottavo l'incontro rischia di degenerare per un secondo rigore che Panzino concede alla Juventus. Anastasi, sul lancio di Gentile, rimette sul centro, Petrelli trattiene per un braccio Altafini e l'arbitro indica decisamente il dischetto dagli 11 metri. Questa volta è Anastasi l'incaricato del tiro e Pulici viene battuto sulla sua sinistra. La Lazio può usufruire di un calcio di rigore per questo intervento di Morini su Chinaglia: un rigore che Chinaglia con furbizia si è andato a cercare e che Morini avrebbe potuto evitare. E lo stesso Chinaglia a trasformare la massima punizione che gli consente di balzare in testa nella classifica dei canonieri. L'ultima occasione è per la Juventus. Lancio di Altafini, servizio di Cucureddu per Anastasi e conclusione che viene ribattuta da oddi che unitamente a Frustalupi, Wilson, Martini e Chinaglia ha disputato una prova ad altissimo livello. Ha due gol contro la Juventus ed è capocannoniere attualmente, è soddisfatto? Sì, soddisfattissimo perché era una cosa che non mi era mai successa, insomma specialmente in Serie A. Una cosa che mi fa veramente onore. E quindi, questo in vista di Monaco, della partita con la nazionale di martedì prossimo, è importante? Sì, molto, io penso che sia molto importante. E vorrei dire anche che Maestrelli, dopo la partita di Genova, aveva detto che forse sarà la più bella partita che farà la Lazio con la Juventus ci ha cercato in pieno insomma. C'erano previsioni a tutto spiano, Lenzini no? diceva vinceremo di qua, vinceremo di là lo stesso Maestrelli. Ma in effetti fu una partita memorabile non solo per il risultato ma per come è maturato questo risultato. Ricordo perfettamente che dopo il secondo rigore alla Juventus probabilmente trascinato da, dall'Ira... E ovviamente molto pagata Mi rivolsi a panzino E gli dissi Guardi che se qualcuno di questi 80.000 scende Io non li fermo <ride> E lui mi guardò essere fatto Forse non ebbe nemmeno eh, la forza O il tempismo di ammonirmi Perché ovviamente insomma E poi quando ci fu il rigore di Giorgio Mi guardò con un'aria di sfida Per dire ora oh, non mi dici niente E gli dissi se non mi dai sto rigore Quando me lo dai? E quindi ovviamente... Tutto è andato proprio in Ma... il verso giusto A distanza di 40 anni, 38 anni Abbiamo rivisto il signor Panzini In una manifestazione che noi avevamo organizzato E gli abbiamo ricordato l'evento in un modo un po' particolare E lui si è messo a ridere Ma scusa perché voi siete convinti che quello fosse rigore su Giorgio? Quale? Quello contro la Juve. Io ritengo di sì, non so che ne pensiate voi però Io per me no Per me ce l'ha dato perché tu gli avevi detto così Se no, no, no. non eh, ce lo dava mai il rigore Assolutamente. Cercato molto cercato la cercato, da eh? dai. Cercato. Cercato. cercato, cercato. Furino, quello fu un bivio. Eh, purtroppo eh, per voi, ma dai, da decisivo. No, no, no. Fanno c'è ma. Sentiamo Furino anche? Ma sì, per rigore sì, sì c'è mi sembra che il contrasto ci sia stato. in effetti. Quello fu lo, lo spartiacque perché ehm, la, 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 la Lazio, da quella partita, mi sembra che, di ricordare che acquistò molto più coraggio e convinzione de, dei propri mezzi. E noi poi non ci avviciniamo più alla, alla, alla Lazio. Da lì in poi la Lazio fece una cavalcata unica fino alla fine del campionato. E così io ricordo male. Esatto, è così. Voi vi avvicinaste alla ventunesima giornata quando la Lazio perse con l'Inter e voi vinceste col Milan. Poi, però, i due punti diventarono 3-4, e alla fine del campionato furono 2. Andiamo adesso ad ascoltare un'altra bandiera della Juventus e della nazionale, Dino Zoff. Era una squadra. Piena di, di, di coraggio, incosciente se vogliamo, determinata, voglia di vincere. Eh, tutte queste componenti le trasmetteva in campo in una maniera quasi feroce, sempre nei limiti de, 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 delle regole si intende. In quella stagione lei difendeva la porta della Juventus, eh, che contese alla Lazio lo scudetto fino alle ultime giornate. Come visse la Juventus quel lungo duello con i biancocelesti? L'abbiamo vissuto questo duello insomma, come un duello perché veramente c'è stato già l'anno prima un duello eh, che, che è stato a favore nostro, poi l'anno dopo invece eh, pur combattendo la Lazio è stata superiore e eh, quindi meritatamente ha vinto lo Scudetto, certo c'era rivalità, rivalità sportiva. In cosa quella Lazio fu superiore alla sua Juventus? Tecnicamente, caratterialmente, dal punto di vista motivazionale? Molto motivazionale, ma anche con, con, con caratterialmente, molto spregiudicata nel carattere, non, non, non magari in campo. Ecco, però è questo, queste caratteristiche ce le aveva tutte, ecco, anche tenendo conto dei, dei, dei problemi interni che avevano, però si trasformavano. Positivamente proprio in campo la domenica. La Lazio si aggiudicò lo scudetto alla penultima giornata. Ci fu subito da parte degli avversari la consapevolezza di avere di fronte un avversario fortissimo o fu una sorpresa? No, 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 no. fu una sorpresa, anche perché la Lazio aveva tutte le carte in regola, forse per, per, per vincere il campionato l'anno prima è, è successo che ha perso l'ultima Napoli. Ma io credo che abbia perso Napoli perché ci, ci sono stati dei de, de problemi notevoli nell'andata contro il Napoli: eh, polemiche, insulti, botte. E questo l'ha penalizzata nel ritorno come ultima partita. E questo dunque Dino Zoff, il carattere e l'arma in più della Lazio? Ho detto. Ma decisamente sì c'era almeno in 6, 7, 11 una forte eh, forza interiore, personalità, tant'è che poi questa è sfociata in qualche dissidio interno durante la settimana. Diciamo che era una squadra completa perché a livello caratteriale c'era il giusto e poi avevamo due o tre giocatori che facevano la differenza, e tra questi cito eh, Vincenzo che, che reputo uno dei tre o quattro giocatori più forti che io abbia mai visto e questo ha contribuito a che tutto il gruppo avesse un esito e un influsso positivo. Sono d'accordo con quello che ha detto Dino, la forza caratteriale di questa squadra, credo che sia, e anche soprattutto a livello di motivazione sia stata l'arma vincente. Un altro giocatore decisivo, Matteo Fugar schelli 10 gol quell'anno senza battere rigori. Il suo problema è che non è andato in Brasile. Perché aveva caratteristiche ah, da Robigno. No, lui il suo problema era che era la, spalla, la, la coppia faceva coppia con Chinaglia. Tutti giocavano per Chinaglia Sprindle. perché Chinaglia voleva tutti i palloni perché altrimenti si arrabbiava. Eppure che Alaschelli senza rigori 10 gol e aveva veramente movenza da brasiliano. Cioè soltanto che a quei tempi non c'erano tutti, non c'era... Eccolo qui Maestrelli, eh, Gallaschelli. e Non aveva mh, lo sponsor, non c'erano le veline, non c'erano i blog, non c'erano tante cose, però questo era un giocatore che eh, nel, in questi anni poteva valere 25-30 milioni di euro, perché avrebbe fatto tantissimi gol, molto di più di quanto ne faceva a quei tempi. Subito dopo la pubblicità riprenderemo questa Lazio Story, Lazio dello Scudetto 73-74 con le immagini del match con la Fiorentina. A tra poco. Bentornati a Dedicato a. La nostra trasmissione è interamente dedicata alla Lazio dello Scudetto. Nella stagione 73-74 i ragazzi dei Maestrelli vinsero il primo tricolore della loro lunga storia con le immagini andiamo adesso a vedere il match tra Fiorentina e Lazio era il 3 marzo del 74 La Fiorentina segna una superiorità territoriale la Lazio pare impegnata in un gioco prevalentemente di rottura con l'eccezione di qualche spunto in contropiede manovrato sono viola ad accelerare il ritmo e premono nell'area degli avversari al quarantesimo la mischia e il fallo in aria su Galdiolo, Lobello decreta il calcio a due, Merlo a Desolati ed è gol. La Lazio allora cessa di essere guardinga e si porta in avanti con maggior determinazione e nel corso di una manovra offensiva Nanni va a terra in aria, reclama il rigore ma Lobello lo punisce per simulazione di fallo nella ripresa gioco più vivo agonisticamente la Lazio tende a recuperare è evidente all'ottavo Chinaglia nell'unica azione vincente su Galdiolo manca il gol in modo clamoroso al ventesimo l'episodio più discusso della partita Beatrice in azione di alleggerimento per Superchi viene colto in fallo da Lobello che decreta il rigore Chinaglia lo realizza beh questo l'ha battuto abbastanza bene Chinaglia sì. eh. normalmente <ride> questo... zappava sì. e tirava diciamo a aveva tante doti, tante, ma rigorista non lo era. E il colpo di testa. Beh, ma poi alla fine ha cominciato anche a fare gol di testa. No, ricordo... però non, la sua specialità non erano i calci di rigore. Io ricordo che non vedevo mai un rigore di Giorgio, mi voltavo sempre e guardavo Felice al eh, momento in cui <ride> la sera rivedendolo dicevo io non me la vivo con te, ma con chi ti rifatti là i rigori. <ride> Siamo al 10 marzo, all'Olimpico arriva il Cesena. La squadra romagnola si è opposta validamente alla capolista, anche se in qualche occasione ha dovuto ricorrere alla maniera forte per frenare le incursioni di Chinaglia. Alla mezz'ora il Cesena ha avuto anche la possibilità di portarsi in vantaggio. Uno spunto di Bertarelli si conclude con un cross che la difesa respinge sui piedi di Toschi, tiro al volo e deviazione di Pulici contro la traversa. È un campanello d'allarme per la Lazio che si lancia con maggiore decisione all'assalto della porta avversaria. Un gran tiro di Nanni servito da Chinaglia viene fermato in due tempi da Boranga, che 60 secondi dopo viene battuto da Chinaglia pronto a raccogliere un preciso cross di Fustalupi. Il centravanti azzurro non ha difficoltà nel battere da breve distanza il portiere Cesenate. Il successo viene messo al sicuro 5 minuti dopo da Nanni. Lancio di Manservisi finta di Nanni su Festa e gran tiro che batte per la seconda volta Boranga. E il primo gol del mediano laziale in questo campionato dopo una lunga serie di sfortunati tentativi. Inter Lazio era il 17 marzo del 74. La Lazio le prese a San Siro quel giorno e la Juventus, battendo il Milan in questa sfida incrociata, eh, sperò in qualche modo di recuperare la situazione, ma poi la Juventus perdette ulteriormente terreno. Il servizio su Inter Lazio. Forse i primi due gol, questo è di fedele al quinto minuto, sono venuti da errori della difesa laziale, ma sul piano del gioco l'Inter ha dominato la Lazio. La velocità dei Milanesi ha messo praticamente knockout la prima in classifica che nel primo tempo ha dovuto subire pressoché costantemente la manovra interista. Un capitolo a parte meriterebbe il duello Boninsegna Purici. Il centravanti ha avuto spunti conclusivi notevoli ma ha trovato un Pulici altrettanto bravo, indubbiamente il migliore dei romani. Come detto, la velocità è stata l'arma vincente dell'Inter e proprio uno dei suoi uomini più veloci, Oriali, siglava il secondo gol al 32esimo. In pratica, in tutto il primo tempo, l'Inter non ha mai consentito alla Lazio di prendere l'iniziativa. Dopo un calcio di punizione di buona insegna con deviazione di pulici in apertura di ripresa, la Lazio preveniva la segnatura. In intervallo Maestrelli aveva sostituito Nanni con D'Amico e proprio quest'ultimo offriva la palagola a Garlaschelli. Con felice tempismo l'ala destra anticipava Giubertoni siglando il momentaneo 2-1. Da notare che nell'attacco laziale proprio Garlaschelli è stato il più insidioso visto che Facchetti ha praticamente annullato Chinaglia. Uno scambio a fedeli oriali portava quest'ultimo in zona gol con tiro fuori di un soffio. L'Inter oggi ripresentava Mazzola e alle polemiche della settimana il capitano ha risposto con una prestazione in umiltà, ma assai utile alla squadra. Inoltre è stato protagonista di una discesa molto bella che ha portato al terzo gol siglato da Mariani. Inter Lazio dunque 3-1. Furino, eravate a meno 2 quella domenica. E la settimana dopo, a Verona 0 0, la Lazio vinse e tornò a più 3. Sì, io perché metto quella. perché quella partita doveva essere. Una, una partita da vincere, dove noi ci giocavamo molte delle nostre possibilità. Uh... Quel, quel risultato non positivo non, non ci permise di, di, di eh, agganciarci eh, a, a, alla Lazio, però devo dire che in quel campionato... Tutto quel campionato razza ehm, espresse un, un gioco veramente in, interessante la loro forza di carattere e come ha detto bene eh, Dino ehm, la loro spregiudicatezza gli permise di, fe, di fare questa cavalcata importante per vincere il campionato furono requisiti eh, fondamentali che ehm, questi giocatori tutti già eh, l'anno prima avevano fatto bene si riconfermarono, riuscirono a, veramente, a vincere un campionato io dico che a Roma è difficilissimo vincere un campionato e, e furono dei, veramente delle, degli ottimi, eh, dei grandi giocatori e degli eroi per i laziali le partite di fine marzo del 74. Lazio-Cagliari 2-0. Andiamo a vedere le immagini. Al 24esimo, chinaglia. Vedete l'esultanza di Long John. C'è un palo di poli del Cagliari. Pallo da rigore. Su Nanni, il fallo era stato fatto da Brugnera e Chinaglia. Segna su rigore, 2-0 tra Lazio e Cagliari. E questo è il derby tiro cross di Spadoni. Guardate pulici, si porta il pallone inoltre la linea e l'arbitro assegna il gol alla Roma anche qui ho dei dubbi eh? anche qui ho dei dubbi, qui, qui c'è un gran gol qui c'è un gran gol al volo Opla. eccolo lì 1 1 della Lazio Vincenzo D'Amico va a segno che azione Ciccio Cordoba Ciccio Cordoba palo pieno fallo di Giorgio Morini su Nanni. E chi lo dire rigore? Rigore per me. la guarda, Lazio. Guarda, 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 guarda. ancora lui. Chinaglia. Tiro da fuori di Frusta Lupi. Palo pieno. E poi Nanni, traversa e riga. Finisce 2 a 1 per la Lazio. Quell'anno tutti e due i derby con lo stesso punteggio, Vincenzo. E tutti e due i derby decisivo io. <ride> nel primo perché sono uscito per fare posto a Franzoni. Nel secondo perché ho fatto anche un gol, dai. Lazio 34, Juventus 30. Un altro punto per D'Este e Curino in quanto pareggiaste nel derby col, col Torino. E quindi nel volgere di due settimane la Lazio prese il volo. Sì, probabilmente eh, ci fu poi anche un calo di tensione che non permise più di mantenere i, i risultati eh, nella, 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 nella via giusta. Eh, D'altronde, la Lazio in quel periodo esprimeva anche veramente un bel gioco e meritò di vincere il campionato con pieno merito. L'ennesimo maggio a Giorgio Chinaglia, Napoli Lazio 3 a 3. Le segnature tutte proprio del bomber laziale. I servizi. Chinaglia da un lato e clerici dall'altro hanno aperto subito le ostilità. Al 17 il via alla sequela di gol. Fallo di Damico su Clerici al vertice dell'area laziale. Giuliano e Orlandini fintano mentre Clerici scatta. Imprendibile il suo secco diagonale. La difesa azzurra in cui Bruscolotti zoppica stenta a contenere la vivacità degli attaccanti laziali e al ventitreesimo si lascia trafiggere. Fuga del terzino Petrelli sulla fascia laterale e perfetto cross teso e basso. Chinaglia quasi si inginocchia per incocciare il pallone di testa. All'entusiasmo degli uomini della panchina laziale fa da contrappunto un vinicio sconsolato. Dopo una deviazione di pulici su schiacciata tennistica di Braglia su passaggio di Clerici ricomincia l'altalena. Dalla bandierina batte Canè e Giuliano è puntuale sulla traiettoria levandosi al di sopra del mucchio. Ma siamo appena a metà delle segnature. La gara si mantiene aperta, briosa, senza marcature asfissianti. La Lazio sfiora il secondo pareggio con Carla Schelli che sul centro di Frustalupi colpisce il palo e si fa deviare il successivo tentativo. Lo raggiunge però al quarantesimo, lancio di Rececone e avventurosa uscita di Carmignani. Riprende Chinaglia che non perdona. La ripresa è appena iniziata che il Napoli è costretto a rinunciare a Bruscolotti e poco dopo sarà Landini ad accusare un infortunio. Gli Azzurri vanno nuovamente in vantaggio al settimo minuto. Cross di Landini, rinvio di Wilson e pallonetto di Giuliano per Braglia che cade in area sbilanciato da Petrelli. Rigore. Pulici intuisce la direzione del rasoterra di Clerici ma può soltanto rallentarne la corsa verso il fondo della rete. Sette minuti dopo, anche sul rigore, la Lazio si riporta definitivamente in parità. Su uno spiovente da lontano, Nanni è contrastato da Landini e Orlandini e l'arbitro indica il dischetto. Chinaglia è della sua tripletta trasforma con una cannonata centrale ma potente. Le squadre hanno ancora energie da spendere e non le risparmiano. Ed è il Napoli ad andare più vicino al successo: tra l'altro con una traversa centrata da Esposito e infine con questo tiro di Canè prodigiosamente respinto da Bulici. La prossima partita che vi faremo vedere, quella contro il Verona di Giancarlo Cadè, ha un alto valore simbolico. Abbiamo suddiviso il servizio in due blocchi: quello relativo al primo tempo e quello della ripresa. Eccolo qui: Lazio 1, Verona 2. Questo è il sorprendente punteggio alla fine del primo tempo. Eppure l'avvio era stato favorevole alla capolista pervenuta al gol con un cross di Frustalupi che aveva sorpreso Giacomi per un falso intervento di Bette. E anche nei minuti successivi la Lazio aveva dimostrato di essere in giornata di vena con Chinaglia, Garlaschelli, D'Amico e Nanni sempre presenti nelle fasi conclusive, con Frustalupi abile regista e con Reccecconi autore del tiro al massimo della condizione atletica. Per Giacomi, portiere del Verona, non c'è stato un attimo di respiro contro una squadra fermamente intenzionata a mettere al sicuro il risultato. Qui un tiro di D'Amico non viene trattenuto e Garlaschelli giunge in ritardo. Poi al 26esimo è giunto il gol a sorpresa del Verona sull'unico tiro effettuato verso Pulici in tutta la partita. Da Franzotta Zigoni che si rigira con prontezza e spedisce il pallone nell'angolo opposto. Una doccia fredda per la Lazio che comunque riesce a reagire con prontezza. Chinaglia si dimostra inarrestabile anche sui palloni alti. Su questo cross di Martini anticipa l'intervento del portiere ma fallisce di poco il bersaglio. I romani continuano a praticare un gioco largo anche perché sono i cross a mettere in angustia la difesa veronese. È di Carlaschelli il colpo di testa. Quasi allo scadere del tempo giunge invece il secondo gol del Verona da Luppi a Zigoni che rimette sul centro dove Oddi nel tentativo di sventare in corner batte Pulici con un appoggio nell'angolo basso. Direttore Mazza, una stagione memorabile che rischiava di essere compromessa con il Verona. Alla fine del primo tempo i Veneti vincono 2-1. Cosa fa Maestrelli? Maestrelli raccontano, e loro possono testimoniarlo, che impedisce ai suoi giocatori di rientrare, si mette davanti alla porta degli spogliatori e non li fa entrare, perché ha capito dalla panchina che l'autogol di Giancarlo Oddi, qualche malumore in squadra poteva tramutarsi negli spogliatoi in uno scontro di quelli abituali durante la settimana. E allora dice no, no, non vi faccio entrare, tornate in campo. E allora noi sugli spalti, tifosi, vediamo la squadra che rientra subito in campo e comincia come, come i tori no? nell'arena che aspettano il torero che arrivi. E, e, e lì il pubblico che vede la squadra schierata comincia a incitarla, a incoraggiarla. E questa, questa coralità, diciamo così, in campo la squadra, sugli spalti lo stadio olimpico, fammelo dire Auro, il stadio olimpico sempre pieno. Ora per vederlo pieno, Patrick Lazio, bisogna che tutti contestino il presidente Lotito. Lì era, ma non soltanto per i risultati belli che arrivavano, perché c'era questo attaccamento a questa squadra nella quale si credeva che si vedeva che c'era tanta umanità, tanta convinzione in quello che si stava facendo. Tornando a Lazio-Verona, la, Lazio il tribunale fu un altro film perché Chinaglia e tutti gli altri suonano la carica, incitati dal pubblico dall'Olimpico pieno e la partita andò in altro modo, come vedremo adesso. Eccolo qui, il servizio. Il pareggio giunge in apertura di ripresa, punizione di Frustalupi, Giacomi manca la presa e Garlaschelli infila nella porta rimasta incustodita. E questo è il migliore momento della squadra romana, sospinta in avanti anche dalle notizie provenienti da Torino. Il portiere veronese si oppone come può ai numerosi tentativi di Garlaschelli e Chinaglia. Vediamo il centravanti azzurro esibirsi in una spettacolare rovesciata. Anche Reccecconi tenta la via del gol con tiri da fuori area, ma Giacomi continua a neutralizzare ogni tentativo. Al quarto d'ora Zigoni si infortuna e lascia il posto a Pace. Di ciò ne approfitta oddi per spingersi in avanti e suo il tiro deviato in angolo. Il pressing della Lazio viene coronato al 31 Nuovo cross di Fustalupi e deviazione volante di Nanni in stirata. Questa volta per Giacomi non c'è niente da fare, mentre Nanni viene festeggiato dai compagni per l'indiscutibile prodezza. È il gol che potrebbe avere deciso il campionato. Il gol della tranquillità giunge dopo tre minuti e il merito va principalmente al giovane D'Amico che lo ha propiziato piuttosto che a Chinaglia che lo ha realizzato. Damico, partito da centrocampo, supera di slancio due avversari e giunto sulla linea di fondo, rimette al centro dove Chinaglia controlla e spedisce in rete. Con questo gol il centravanti eguaglia il record delle marcature in campionato di un Laziale raggiungendo Silvio Piola a quota 21. Chi ha detto che non correva D'amico? Però, capito? Sì. Capito sì? Eh? Però, Poi c'è la favola che io che correvano gli altri per me. Fa un favore. certo effetto Vincenzo però sentire sempre il giovane d'amico, il giovane d'amico. Eh. Sì. 20 anni. Adesso aveva sì, lei. Che poi non si è mai capito se era destro o sinistro. Eh ma calciava in è vero o no? C'era un altro che, che non si sapeva, che non si è mai saputo, che era Frustalupi. Non si sapeva proprio con quale piede calciasse meglio. Tra i tifosi sugli spalti, così come ci diceva Mauro Mazza, Spalti sempre pieni. All'Olimpico anche Enrico Montesano. È andato ad intervistarlo. Stefano Mattei io andavo in bicicletta e c'avevo un guanto celeste e uno bianco. De lana così e mi ricordo queste grandi passeggiate per arrivare allo stadio. Qual è il ricordo di Montesano di quella squadra? Era una squadra emozionante. era la Lazio di Maestrelli, una Lazio molto e del presidente Lenzini, molto più familiare. C'era la Soragina che ci offriva il caffè, Pelé che puliva le scarpe con la cera nera, tutti questi scarpini, e le scarpe certe fette. insomma. E, e, e l'insieme, se tu devi venire con me, infatti, mettiti seduto davanti a me. E quando vincevamo, sedevamo al cappello, me lo dava in testa, mi diceva che avevo detto e vincevamo 3-0, perché lui mi diceva prima il risultato. Una volta, I famosi pronostici. Sì, e una volta mi portò a fare il giro del campo con lui. Io dico, Presidente, ma io che c'entro? No, accompagnami un'emozione e chi era Maestrelli? Maestrelli era una persona affabile, straordinaria. Io mi ricordo a me mi chiamava, mi diceva via qua facciamo, andavo nel suo camerino, pardon. Gli attori <ride> chiamano camerino, spogliatoio, di Maestrelli mi diceva: allora domenica vuoi giocare all'ala. Io c'è sta Carla Schelli, che è tanto bravo. Noi eravamo un po' di casa e di casa c'era anche un certo Giorgio Chinaglia. Eh beh, Giorgione io mi ricordo andai a trovarlo a New York e poi l'andai a salutare. Lui mi diceva, come vai qua? Dico, sono venuto a trovaggio. Eh, perché era un mito, Giorgio. Io ho visto della gente che gli portava i bambini, toccalo, toccalo. E Giorgio doveva toccare come il Papa, fosse stato il Papa. Restate con noi, gentili telespettatori. Subito dopo il break pubblicitario avremo ancora tanto da farvi vedere sulla Lazio dello Scudetto. Andiamo adesso a vedere le immagini di Milan-Lazio e Lazio-Genoa 21 e 28 aprile 1974 Protagonista Pulici a Milano Risultato inchiodato sullo 0-0 La Lazio cerca di passare ma è bravo Pizzaballa Vediamo la discesa Biasiolo, tiro e Pulici impedisce di segnare. Tre soldi in mezzo Bello. e Chiarugi girata con salvataggio proprio di Pulici. Ecco la girata di Luciano Chiarugi. Esce indenne da San Siro la Lazio che mantiene tre punti di vantaggio sulla Juventus che quella domenica aveva battuto 2-0 la Sampdoria questo è Lazio-Genoa finisce 1-0 e il gol è di Renzo Garlaschelli eccolo qua Garlaschelli Chinaglia aveva già cominciato ad esultare ah perché pensava che il gol fosse suo Che il gol fosse <ride> sulla, suo, sulla... sì ribattuta dall'altra Ma invece la, la deviazione finale poi era sconfitta. Non ci stata siamo mai Renzo. chiesti se quello era un no, gol ma o no. Forse pretendeva che il gol dovesse essere segnato a lui. Eh? <ride> Comunque. <ride> Comunque. Bene, dopo queste due partite andiamo a vedere Torino-Lazio. Aia. Due gol spettacolo di Paolo Pulici hanno risolto nel primo tempo una bella partita fra Torino e Lazio. I Granata hanno disputato una gara eccellente nei primi 45 minuti. Nella ripresa, giocata sotto un improvviso diluvio, la Lazio ha attaccato in forze ma senza passare. La prima rete di Pulici coincide con l'azione di maggior rilievo sino a quel momento. Sala fa il vuoto sulla sinistra, poi crossa Pulici. L'ala si sistema la palla e di sinistro da fuori area mette angolato in rete. Al 32esimo il pareggio. Recconi serve di testa Chinaglia che supera di scatto Fossati e batti di precisione nell'angolo. Castellini vola, tocca la palla ma non impedisce il gol. Il Torino riprende gli attacchi sfruttando soprattutto il contropiede. In una di queste azioni al 43esimo Pulici, ben imbeccato da Mascetti, stoppa e di destro, ancora da fuori area, batte l'omonimo portiere laziale facendo il pins del primo gol. Al 45 brivido per il granata, Castellini fa il miracolo su una deviazione di piedi di fossati premuto da Chinaglia. Nella ripresa si scatena il diluvio. La Lazio preme in massa, sfruttando anche la ridotta mobilità di Paolo Pulici, infortunato. È una pressione quasi costante che non dà frutti, rotta da veloci contropiedi del Torino. Torino-Lazio 2 1 e ci fu il risultato clamoroso di Roma. Perché? Perché se la Juve avesse vinto a Roma le cose sarebbero state diverse. Invece a Roma, Furino, voi perdeste 3 a 2 proprio quella domenica lì. Avreste potuto portarvi a meno 1 dalla Lazio. Ma adesso il, il finale non lo ricordo. Ricordo soltanto che adesso Roma... Roma... Perdemmo con la Roma. Mm. Sì, 3 a 2 proprio la domenica della sconfitta della Lazio. E mancammo, mancammo un risultato importante. Evidentemente, non era, era l'anno giusto per noi. Lazio-Foggia. E qui, Mattei, è l'apoteosi. Ormai mancavano due giornate alla fine. E questo fu il coronamento di una storia iniziata. Precedentemente, un anno, due anni prima, appunto, con Lenzini, con Maestrelli, con D'Amico, con Wilzo, con tanta gente, che, che riuscì a realizzare un sogno che sembrava impossibile da realizzare. Invece, dopo 74 anni, 74 anni di storia, la Lazio riuscì a centrare questo scudetto. E infatti, il titolo del Corriere dello Sport, il giorno dopo, se non ricordo male, fu Lazio nel sogno. E in effetti, il sogno si era realizzato. Mauro Mazza, cosa significò quel, quel giorno, quel 12 maggio per un tifoso della Lazio? Beh, significò l'affermazione che a Roma c'erano due squadre e la prima delle due squadre era diventata la Lazio. Oh! Eh, e diciamo le cose come stanno. No, perché, perché la verità, io ricordo avendo, puoi immaginare, ma tanti, tanti amici romanisti, Ricordo sì le prese in giro, ma ricordo il rispetto, cioè per la prima volta la Lazio aveva conquistato sul campo con la forza, anche con un po' di, di, di veemenza e di tracotanza, e il rispetto che fino a quel punto era mancato perché era la seconda squadra della capitale. Questo storicamente è importante perché dico che senza quella Lazio, avventurosa, frutto di una miscela irripetibile, Forse non ci sarebbero state nemmeno le Lazio più importanti, ancora più belle, la, la Lazio di Cragnotti, la del 2000, senza quella premessa, cioè dell'affermazione del principio della supremazia cittadina, prima ancora che italiana, non ci sarebbero state le altre Lazio belle che abbiamo avuto più tardi. Ecco, se mi permetti, Auro, io credo che quella formazione, da Pulici ad Amico, tutti i tifosi della Lazio la ricordano a memoria. Quella Se che vuoi fare dei test, Tauro, seco... puoi farli. <ride> Vai, diciamo. que... Allora la formazione, 11 Petrelli, Martini, <ride> Wilson, Dinamica, Alla Scherzi, di Coniglia, Suo Amico. È... Quella del 2000, <ride> non si, sa... eh, non non si non ricorda. Si fatica a ricordarli esatto. tutti, è vero. Per perché è cambiavano, c'era un turnover più ampio, tutti i fenomeni. differente. Però quella formazione resta nel cuore di tutti. E dunque, trasferiamoci allo stadio olimpico, 12 maggio 74, il giorno del trionfo. Tredicesimo della ripresa, Chinaglia con estrema freddezza trasforma il rigore accordato dall'arbitro Panzino per un man in area di scorsa. È il gol che consente alla Lazio di laurearsi Campione d'Italia con una settimana d'anticipo. Per la prima volta nei suoi 74 anni di storia sportiva, la Lazio riesce a conquistare lo scudetto nel calcio che va ad aggiungersi a quelli conquistati in tante altre discipline. Per la partita con il Foggia i biancoazzurri si sono presentati nella migliore formazione. In porta Felice Pulici, 28 anni, nato a Sovico in provincia di Milano, sempre presente nelle ultime due stagioni. Per la sua continuità è stato selezionato tra i 40 per Monaco. Sergio Petrelli, 30 anni di Ascoli Piceno, partito come rincalzo e riuscito a conquistare con una serie di prestazioni ad alto livello il posto in prima squadra. Luigi Martini, 25 anni, di Capannori in provincia di Lucca. Punto di forza del centrocampo laziale, non ha potuto essere presente al trionfo finale per una lossazione alla clavicola destra, riportata all'inizio della ripresa. Al suo posto è entrato Luigi Polentes, 29 anni, di Vittorio Veneto, giocatore di notevole esperienza, utilissimo in ogni ruolo difensivo. Giuseppe Wilson, 28 anni, napoletano, nato a Darlington in Gran Bretagna, atleta di grande temperamento e capitano della formazione bianco-azzurra. Un posto tra i 22 per Monaco è suo. Giancarlo Oddi, 26 anni, l'unico romano della squadra. Insieme a Pulici, Wilson, Nanni, Garlaschelli, Chinaglia e Frustalupi ha giocato tutte le partite consentendo raramente all'avversario diretto di andare in gol. Franco Nanni, 26 anni, di Pisa, un mediano d'attacco che in questa stagione ha dovuto sacrificare le sue notevoli possibilità realizzatrici a beneficio del gioco di squadra. Renzo Garlaschelli, 24 anni di Vidigulfo in provincia di Pavia, è il secondo cannoniere della Lazio, sempre sottoposto a rigorosa marcatura. Contro il Foggia ha reagito ad un fallo ed è stato espulso. Luciano Reccecconi, 25 anni di Nerviano in provincia di Milano, infortunatosi a metà campionato e rientrato in tempo in squadra per portare il suo notevole contributo al successo finale. Giorgio Chinaglia, 27 anni, nato a Carrara. Basta il nome e i suoi gol per capire il motivo dell'affermazione laziale. È il centravanti della nazionale, un punto di forza per Monaco. Mario Frustalupi, 32 anni, di Orvieto, è il regista della squadra. Sembrava fosse giunto alla Lazio per concludere la sua attività, invece, vi ha accolto la vittoria più bella della sua carriera. Vincenzo D'Amico, 19 anni, di Latina, è la più grossa rivelazione della stagione calcistica, un elemento dotato di notevole tecnica, un pizzico di esperienza in più e la maglia azzurra sarà sua. Lo scudetto della Lazio si chiama anche, anzi soprattutto, Tommaso Maestrelli, un allenatore diplomatico, signorile, sempre moderato nel parlare. Intorno a lui ha costruito una famiglia e l'ha condotta al successo. Che bella persona doveva essere Maestrelli. Sì, io, gli unici rapporti che ho avuto era l'uscita da, dal campo di Tor di Quinto, oggi il campo Maestrelli, quando lui, come i giocatori, peraltro si fermava e parlava sempre con i tifosi presenti, firmava autografi, aveva una parola per tutti. Una cosa vorrei dire, Auro, l'Olimpico così pieno come quel giorno, con tanti spettatori, eh, è un record inarrivabile, perché... L'Olimpico poi fu ristrutturato per i mondiali del 90 e le oltre 80.000 persone presenti è eh, un record che resta al 12 maggio 1974. Record non più eguagliabile perché poi eh, quella ristrutturazione portò ad, una, ad, una, ad un rimpicciolimento della, della capienza. Verissimo. Io ricordo che quando eh, oggi si scende sul campo per allenarsi, noi ci entravamo soltanto per vedere le condizioni del campo e vidi. 80.000 persone già allo stadio pensai se scende oggi uno di questi la butta dentro l'arbitro deve forza convalidare adesso andiamo ad ascoltare la testimonianza di un tifoso celebre uno dei più grandi tennisti della storia d'Italia Nicola Pietrangeli Laziale Doc quando la Lazio ha vinto lo Scudetto Beh, è stata una bellissima cosa perché era una squadra di amici, erano i miei amici che avevano vinto lo scudetto, quindi è stata una gioia, eh, io non sono un gran tifoso, però è stato molto bello, un bellissimo, bellissimo momento. Il campione di tennis, vinto dall'amore per la propria squadra di calcio, era diventato addirittura abituale frequentatore degli allenamenti della Lazio. Come riuscì a vincere la riservatezza tipica degli allenatori che non vogliono estranei durante gli allenamenti? Allora, io conoscevo bene Maestrelli e bene anche Lovati e un giorno proprio qui allo stadio stavo seduto vicino a loro e gli ho detto, Mister, mi fai venire un giorno a fare un... siccome lui sapeva che io giocavo abbastanza bene a pallone, ha detto vieni quando vuoi. Allora abbiamo preso appuntamento, sono arrivato lì a, a Tor di Quinto, lui mi ha presentato i giocatori uno per uno e mi davano tutti del lei. Allora siamo andati in campo, hanno capito che in fondo il pallone non lo prendevo lo stinco e a un certo momento, dandomi sempre del lei, tipo passi, passi, eh, signor Nicola, passi. Allora dopo 4-5 volte che sono tornato, poi sono tornato, gli ho detto ragazzi, beh, insomma, gioco con voi, diamoci del tu. Dopo una settimana dico è eh, e passa sta palla, no? <ride> Pensate che addirittura ho litigato con Luciano Reccecondi e non voglio toglio, perché secondo lui non gli avevo passato la palla come avrebbe voluto. Gli ho detto, Luciano, ma ti rendi conto il complimento che tu mi fai? Tu giochi in nazionale, io c ho, c ho 15 anni più di te e, e tu mi fai... Ha ah, detto, sì, forse hai ragione. Erano amici che durante gli allenamenti si picchiavano come, come, come nemici, e io non capivo mai, per esempio, lo scontro fra Oddi e Chinaglia. Dico, oddio, gli ha rotto la gamba, niente, tutto perfetto. Quindi era veramente è difficile da spiegare. Era un gruppo di amici che si, poiché secondo me loro si divertivano proprio tanto, tanto a giocare. Un episodio, una cosa bellissima. All'inizio di questa trasmissione abbiamo visto due bambini, due gemelli, al campo della Lazio, i figli di. Tommaso Maestrelli, Massimo e Maurizio. Siamo andati a intervistare Massimo Maestrelli. Con noi era papà, però erano talmente tanti i momenti in cui lui ci portava con sé che era difficile distinguere famiglia con, eh, con il calcio. A volte ci portava la mattina anziché portarci a scuola. Allungava e ci portava al campo dicendo: Non dite nulla a mamma, che oggi vi ho portato gli all allenamenti. però voglio che state con me. Ci racconta come è nato il legame tra la vostra famiglia e Giorgio Chinaglia, che frequentava la vostra casa e considerava Tommaso Maestrelli come un padre? Eh, All'inizio, penso da parte di Giorgio, come da parte anche di altri giocatori, c'era un po' di scetticismo perché comunque Babbo era retrocesso col Foggia, non è avuto una stagione saltante. Poi capì l'uomo, capì Babbo che cos'era come persona e fu colpito. E penso avesse bisogno anche di una, futura, una figura paterna vicino e poi si capirono subito, si volevano bene lui voleva bene alla nostra famiglia e fu una cosa meravigliosa a noi si trattava come due fratelli più piccoli e mi ricordo dopo pranzo qualche volta si metteva a disegnare gli stadi inglesi e diceva sempre a me sarebbe piaciuto piacerebbe che una volta un giorno Lazio giocasse in uno stadio come quello inglese senza barriere, senza ostacoli e li disegnava proprio con le tribune, con i giocatori, con i tifosi. E mi ricordo, a 12-13 anni, 13 anni, rimasi colpito da una cosa così. Gli piaceva disegnare e gli piaceva pensare che un domani Lazio potesse giocare in un campo così bello. Lei e suo fratello vi trovavate spesso a Tor di Quinto a sgambettare in pantaloncini vicino ai campioni biancocelesti, celesti ce l'ha appena raccontato. Immagino siano ricordi indelebili. Ma penso che un'adolescenza come quella che abbiamo vissuto io e Maurizio... Non credo l'abbiamo vissuta altri ragazzi. Penso che siamo stati i ragazzi più fortunati a poter vivere un'esperienza così bella. Anche perché, quando venivamo a Roma, nessuno poteva pensare che la Lazio potesse vincere lo scudetto. Quindi, fu una cosa meravigliosa che, che ci siamo portati dietro in 40 anni e non c'è stato un giorno che qualcuno non mi abbia ricordato un momento di quella meravigliosa corsa. Massimo Maestrelli, suo fratello Maurizio, purtroppo non c'è più. L'ha portato via. Un male, un male incurabile così come sì. era successo a suo papà per ecco, 35 anni. La cosa prima. che mi colpisce di Massimo è che chiama Tommaso Maestrelli Babbo. Eh, ma loro sono... io lo conosco da anni, loro lui sono... lo chiama sempre, sì, ma proprio è Babbo, ma è con un affetto di un ragazzo che ricorda il papà il Babbo. Come fosse adesso ancora ci sono, oltre a Maestrelli, dei Campioni di quella Lazio che purtroppo ci hanno lasciato, Pino. Polente due anni fa, anche lui per un, per un male incurabile. Preferisco che a parlarne. Trustalupi. A parlarne sia Vincenzo. Grazie. Pino. E ho visto che ha gli occhi lucidi il nostro Pino. Beh, eh, sì, diciamo che nel, nelle immagini si vedono eh, alcuni momenti dove so, la panchina, ma sai adesso. Sono passati tanti anni, ma sono tanti anni che sono mancati quindi erano subito dopo quel, quell'evento di Cecconi abbiamo sì, detto no, Mestre, della tragedia pezzi dopo, dopo Frustalupi eh, Bobo Lovati, eh, un pezzo di storia che, che non c'è più, e poi Giorgio Chinaglia l'uomo. Lo so, è, non, è bello, non è bello chiudere con, uh, parlando di persone che non ci sono più, però fa parte, fa parte della vita. È una squadra questa che è rimasta nel cuore anche per la sfortuna che poi ha avuto. Una squadra diciamo tremendamente che sfortunata. Che la Lazio ha pagato, ha, pagato, eh? ha pagato un buon prezzo per, per quella vittoria. Noi, ogni qualvolta ci incontriamo, siamo soliti dire: forse sarebbe stato meglio non vincerlo, però il destino è questo. Ci ha dato e ci ha tolto. Ascoltiamo adesso Giancarlo Oddi, ci parlerà di Chinaglia e della sua lunghissima storia con la Lazio. Prima da giocatore e poi da presidente. Giorgio era un leader, era un leader in campo in particolare. Perché in campo ti trasportava, ti aiutava, e ti aiutava ad essere più cattivo, più cattivo nel senso sportivo. Pino invece era molto più programmatico, Pino era, controllava tutto, se c'era da fare una cosa lui era lì, invece Giorgio queste cose qua fuori dal calcio, non, lui fuori dal calcio vedeva la sua vita e basta, non vedeva una vita di società. Se pensa ai calciatori di oggi, riesce ad individuarne uno che somiglia in qualche maniera a Chinaglia? Ma se fino a qualche anno fa uno perfetto, identico e anche come carattere che se sembrava burbero, e vedevo in Crisi Avieri il soggetto perfetto, somigliante in modo incredibile. Spesso e tra me e certi amici dico ma guarda quello è il figlio di Giorgio uguale Chinagli ebbe grande successo come calciatore e meno come presidente come spiega eh, il fallimento di Giorgione da dirigente Giorgio ha fatto il presidente in una società povera diciamo povera perché in quel momento era povera credeva nell'aiuto di certi personaggi americani e aveva tante idee ma poi alla fine non l'ha potuta neanche tirar fuori perché certi aiuti che doveva avere non l'ha avuti. Si è poi trovato un pochettino isolato, da solo, così è stato difficile e non ce l'ha fatta. Cosa ha significato per lei e i suoi compagni riportare il feretro di Chinaglia in Italia a Roma? Credo che lui, se è stato da qualche parte, sia contento L'abbiamo portato in un posto dove il miglior posto non poteva esserci per lui, perché per, per Tommaso Maestrelli Giorgio veramente lo, lo ha trattato come un figlio, ma nel vero senso della parola. Vediamo l'ultima partita di quel campionato 73-74, Bologna-Lazio. Aria di festa a Bologna per questo congedo al campionato della squadra di casa che è vissuta tranquilla nel centro della classifica e per la Lazio di Maestrelli che conclude vittoriosa la sua fatica con lo scudetto sulle maglie. Il Bologna ha offerto fiori e medaglie d'oro, il pubblico molti e sinceri applausi. La partita è stata piacevole, 4 gol, uno annullato e due pali colpiti da Nanni. Il pubblico sicuramente non si è annoiato. Erano trascorsi appena 30 secondi dal fischio d'inizio e Nanni andava in rete così. Toselli annulla per fuorigioco di Chinaglia che non collabora all'azione ma parte da posizione irregolare facendo velo alla manovra di Nanni. La Lazio non protesta, comunque all'ottavo è di nuovo in gol con il terzino Petrelli che scambia con Franzoni e conclude in maniera perentoria. Dall'altra parte si scatena Savoldi al ventesimo sul suggerimento di Vieri. Il centravanti bolognese invita Pulici ad uscire e lo trafigge di sinistro con la palla che infila l'angolo più lontano della rete. L'ultima giornata di campionato offre a Pecci, uno dei giovani lanciati da Pesaula, la gioia del gol. Lo esegue con un pallonetto beffardo di fronte al quale neppure il bravissimo Pulici può nulla. La Lazio pareggia subito il conto delle reti all'inizio del secondo tempo con Chinaglia che sta lottando a distanza con Boninsegna per la classifica dei marcatori. Chinaglia non si lascia sfuggire alla bella occasione. E nel clima festoso del dopopartita il presidente Lenzini che non parlò domenica scorsa dice. Il merito è di tutti, forse il merito minore sono io. Strano, perché io non voglio mai parlare di me, io voglio parlare degli atleti, dell'allenatore e dei tifosi. Sono loro che devono parlare di me. Noi siamo stati tutti uniti, questo campionato lo vogliamo vincere a tutti i costi. E l'abbiamo vinto. Secondo Pulci, invece, il merito di questa vittoria, di questo meritato scudetto è di? Beh, diciamo che in primo luogo è anche del presidente, perché effettivamente io, che sono nuovo di questo ambiente, avendolo conosciuto, così sono rimasto un po' stupito perché mi sembra che sia proprio un presidente unico nel nostro calcio. E vorrei a questo punto anche dire, fare un mio appello, no? in questo momento, in un momento così di euforia. È responsabile della squadra, il presidente stesso. Avete costruito questo bel giocattolo, cerchiamo di abbellirlo e non di rovinarlo. Con 18 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, la Lazio nel 74, per la prima volta nella sua storia, si laureò campione d'Italia. Lazio 43 punti, Juventus 41, Napoli 36, Inter 35. E Giorgio Chinaglia batté per un gol Roberto Boninsegna, anche se. Boninsegna non è tanto d'accordo perché dice che gli annullarono un gol a Cesena regolarissimo dando un'autorete. autorete però Giorgio quell'anno vinse anche il titolo dei cannonieri lotta fra giganti eh sì anche Gran Bobo buonissima. era un grande eh, giocatore un grande grandi giocatore grandissimo. Grandissimo. Mattei sei andato a trovare Buccioni spiegaci e raccontaci chi è questo Buccioni eh. Antonio Buccioni è la storia della Lazio in carne ed ossa ma non soltanto della Lazio Calcio, ma della polisportiva Lazio, perché non tutti sapranno che la sezione calcio fa parte della polisportiva della polisportiva Lazio, che è la più grande d'Europa. Ed è una filosofia di vita che ha coinvolto non soltanto. Pulici, Wilson, D'Amico, Chinaglia, ma tanti altri grandissimi campioni di altre discipline. E poi ci racconta una cosa particolare di, di, un, puoi dire, di un anno di calcio, di uno scudetto fatto di tanti piccoli ritagli. Il servizio sulla Polisportiva Lazio. In sette volumi, tanti ritagli di giornale per raccontare lo scudetto della Lazio. Io ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Villa, era un grande tifoso della Lazio che faceva molto teatro, facendo molto teatro girava l'Italia e ogni mattina aveva l'amabilità di ritagliare i giornali che parlavano della Lazio e di crearne dei quaderni come questo. La Lazio Calcio, in pochi sanno, o non tutti sanno, che rientra nella polisportiva più grande d'Europa. La Lazio in effetti nasce come società di budismo e di nuoto. Il primo luglio del 1900 viene per la prima volta affiliata alla Federazione Italiana Nuoto. Quanti altri campioni in altre discipline hanno indossato la stessa maglia Bianco Celeste? Nel 1974 ancora sul monte Giulio Glorioso, come è noto nel 1945, diciamo pure per un colpo del buona sorte, la maglia della Lazio viene indossata dai fratelli Coppi, Fausto che arriva da un campo di, di prigionia e Serza che lo raggiunge da, dal nord e poi c'è la epopea dei nuotatori e delle nuotatrici. 12 maggio 1974, che cosa è per Antonio Brucione? È una domanda alla quale io non ho motivo di dare una risposta che inceda minimamente nel dubbio. È il coronamento di un sogno, il giorno più bello che abbiamo mai vissuto. Beppe Furino, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Ma grazie a voi, mi avete permesso di, di vedere de, delle immagini di un certo periodo. Faccio ancora i complimenti agli amici. Che hanno eh, combattuto quel, quel periodo con me è stata oltretutto giocatori estremamente corretti e eh, molto bravi. Un saluto a tutti, grazie, grazie tanti. Cosa fa Furino in questa stagione Io adesso... della sua vita? Sì. Ah, adesso gioca a golf, eh, non come male Zoff. come Zoff. No, no, ho ancora un'attività e quindi mh, mi diverto così. Grazie al mitico capitano della Juventus. Saluti. Otto scudetti, eh? Beppe Furino. Beh, un personaggio, un personaggio eh, unico, eh? eccezionale. Eh, sì. Infatti stavo pensando mentre andava al film, che cosa, la trasmissione, che cosa potesse pensare lui da lì e dire, mannaggia, mi sei sto qui a festeggiare lo scudetto della Lazio. È un grande veramente. D'Amico, 30 secondi per raccontare cosa si prova a distanza di, di così tanti anni nel vedere. Allora che è semplicissimo, visto. noi siamo qui a festeggiare dopo 40 anni il primo scudetto della Lazio. Furino non festeggia i 40 anni di scudetto, i 35, i 36, i 32, perché la Juventus o comunque chi è abituato a vincere. Non festeggia. Noi festeggiamo perché? Perché quella squadra in quel modo è entrata nella storia. Quindi ho detto tutto. La storia anche di un'amicizia, di un rapporto professionale, di qualcosa in più, come se fossero padre e figlio, maestrelli e chinaglia. Sono bah, vicini adesso, anche grazie a lei. Sicuramente hanno rappresentato, credo... E la storia hanno raccontato l'inizio di un'inversione di rotta come diceva il direttore Mauro Mazza. E sicuramente due personaggi che sono rimasti e rimarranno nel cuore della gente. E quindi credo che la risposta migliore l'abbia data questa eh, trasmissione, eh, per la quale io credo a nome di tutti i miei compagni dico grazie alla RAI per averla effettuata. Mauro. Lazio 74, poi Lazio del 2000, sì. due scudetti però completamente diversi tra loro. Sì, posso dire Auro, per, per provare a, a far capire la, la particolarità del tifo laziale, ci sono tre Lazio che restano nella storia, non due. I due scudetti, 74 e 2000, diversi per mille ragioni, questo fatto in casa, come le tagliatelle buone della nonna, l'altro costruito scientificamente con tanto dispendio economico dal presidente Cragnotti che acquistò il meglio del meglio sul, nel campo internazionale, ma c'è un'altra laccio alla quale i laziali sono e So che Pino il 12 maggio chiamerà anche quella a testimoniare la festa, la laccio che partì da meno 9 in serie B, guidata da Eugenio Fascetti in panchina e che riuscì a salvarsi dalla serie C a luglio con gli spareggi di Napoli contro il Taranto e contro il Campobasso e quella è l'altra Lazio che resta nella storia. Ecco perché è particolare questo tifo, perché non è, non è tanto l'importante di vincere ma il come si indossa, il come si difende e il come si è orgogliosi di indossare quella maglia. Queste tre Lazio lo sono state meglio delle altre Lazio dei 114 anni di storia di finora. Se tu mi consenti vorrei appunto dire che non a caso noi non sappiamo mai se l'impresa nostra... Sia pari a quella che ha effettuato Fascetti, il quale Fascetti invitato sarà sulla panchina, su una delle due panchine. Tutto si tiene Bulbarelli, vedi? <ride> Grazie a Stefano Mattei sì, che consentimi... con Fabio Pietroviusti ha realizzato tutti i servizi che avete visto. Sì, consentimi di ringraziare tutto il Reparto Montaggio di Roma e in modo particolare Roberto Toti, il quale ha lavorato con la sua tradizionale professionalità, ma mettendoci anche molto molto cuore nella realizzazione di questi servizi.